Napoli il 26/7/65. Lei attualmente è detenuta o è libera? No, no, sono a detenzione domiciliare. Va bene. Prego, Pubblico Ministero, per l'esame. Buongiorno signora Carrino, senta, le farò alcune domande preliminari. Volevo chiederle, lei può darci indicazioni di quali sono i suoi rapporti nel tempo intercorsi con Bidognetti Francesco? Allora, buongiorno dottore, io sono stata alla convivente di Bidognetti Francesco per 30 anni. Sì, quando è che ha iniziato a convivere, quando l'ha conosciuto, in che momento è nata la sua relazione, se può darci indicazioni sintetiche sulla genesi? Allora, diciamo che io sono andata a convivere con Bidognetti Francesco nell'84-85, mi sono trasferita a Casal di Principe. Diciamo il rapporto con Bidognetti però già era nato prima, perché è nata mia figlia Bidognetti Katia nell'82. E senta, aveva già dei figli con altre persone, un'altra persona, Bidognetti Francesco, prima di avere un figlio con lui? Sì, era sposato con Tambolino Teresa e aveva due figli, Bidognetti Anello e Bidognetti Raffaele. E lei ha avuto dei figli con Bidognetti Francesco oltre a Katia? Altri figli? Sì, ho avuto tre figli, Bidognetti Katia, Bidognetti Gianluca e Bidognetti Teresa. Senta, può dirci in che anni sono nati questi suoi figli, periodo? Allora, Katia è nata il 15 novembre dell'82, Gianluca è nato il 29 agosto dell'87 e Teresa è nata il 9 aprile del 90. Senta, quindi dall'84 in poi lei ha convissuto stabilmente con Francesco Bidognetti? Sì, mi sono trasferita a Casal di Principe, diciamo ero io che facevo i colloqui con Bidognetti Francesco, stavo a casa sua, diciamo a Casal di Principe, mi sono trasferita direttamente lì. E senta, lei è originaria di dove? Dove l'ha conosciuto dunque Bidognetti? Allora, io sono di la zona di Napoli, Capodimonte, e l'ho conosciuto, diciamo, in un negozio a Giuliano. E frequentava Giuliano in quel periodo Bidognetti? Stava spesso e volentieri a Giuliano. Lei inizialmente sapeva quale fosse l'attività lavorativa, se ne aveva una, di Bidognetti Francesco, il suo ruolo? Allora, io quando l'ho conosciuto lui mi disse che aveva un negozio di scarpe a Giuliani, però io, a parte che tenevo quei 14-15 anni. Quindi quando lo conobbe era minore lei, signora? Sì, l'ho conosciuto da minorenne. E pian piano è riuscito a capire quale fosse la sua vera attività, che chi era, che ruolo aveva? Sì, perché poi quando sono andata a Casal di Principe, diciamo vivendo a Casal di Principe, anche se lui non era presente, il ruolo era la mamma più che altro che si interessava di queste cose. E ho cominciato a capire che poi alla fine comunque lui era un boss di Casal di Principe. Sì, senta, può dirci nel periodo quando è iniziato la sua convivenza, se Bidognetti Francesco ha patito delle detenzioni o comunque ragioni per le quali non viveva con lei stabilmente, fisicamente nella stessa casa, può darci un'indicazione secondo il suo ricordo di quelle che erano i trascorsi giudiziari di soprattutto le detenzioni di Bidognetti Francesco? Allora, io quando sono andata a Casal di Principe, diciamo, le pressioni non ne ho avute, perché poi alla fine comunque a parte che non avevo nessuna repressione da nessuna parte di... No signora, diciamo, ci stavano signora le detenzioni di Francesco Bidognetti, la mia domanda, non so se ha capito male. Ah, le detenzioni di Bidognetti, esatto. Francesco, sì, diciamo, mi scusi, ai colloqui ci andavo solo io, perché poi... diciamo, anche se ci andava la mamma, poi man mano comunque, essendo che era una persona anziana, allora lui ha cercato di farmi andare sempre a me.
Sì, mi scusi, prima ancora dei colloqui, quanto tempo, quando è che ha patito detenzioni nel periodo dall'84, 82, 84, quando lei l'ha conosciuto, fino al dicembre 93, quando risale l'ultimo suo arresto, da cui è ininterrottamente, a partire dal quale è ininterrottamente detenuto fino a Bignognetti Francesco? In che senso, dottore? Non ho capito quando la domanda. Che perché non Bignognetti Francesco, tra l'82 quando l'ha conosciuto e il dicembre 93, ha patito delle detenzioni, se può ricordarci il periodo in cui è stato detenuto? No, che io sappia, ha patito lui personalmente, non lo so se ha patito di qualche detenzione. Tra l'82 e il 93, signora, si ricorda? Se ha avuto degli arresti, no. Si ricorda dei colloqui? Allora, lui dall'82 fino all'86 è stato detenuto, poi dall'87 fino al 90 è stato con gli arresti domiciliari, poi ha fatto la latitanza e poi dal 92 dall'arresto fino al 2013 diciamo è ancora in carcere. Ho capito, quindi in un primo periodo è stato in carcere per qualche anno? 84, che ha detto? 84-87, ho capito bene? No, è stato arrestato nell'80 e ha fatto 82 fino all'87. 82-87. Poi arresti domiciliari e poi latitanza, mi ha detto. Sì, ha fatto 2 anni di arresti domiciliari e poi si è dato la latitanza in quel periodo perché c'era un mandato di cattura e poi l'hanno arrestato nel 90 e si è fatto poco, mi sembra 8-9 mesi e poi è uscito di nuovo e poi nel 93 lo hanno arrestato e fino al 2013 penso che sia ancora detenuto. Sì. Senta signora, questo primo periodo lei andava al colloquio, c'era qualcun altro con lei che andava al colloquio, come funzionavano i rapporti tra i familiari e il detenuto? In questo primo periodo parliamo 82-86. Allora, dall'82 fino all'86, diciamo, ai colloqui andavamo io, la mamma di Bidognetti Francesco e poi ci stavano i due figli di Bidognetti Francesco, sia Nillo che Raffaele perché erano minorenni. Poi successivamente è nata una discussione fra me e la mamma di Bidognetti Francesco, allora lui disse da oggi in poi verrà solo Anna a fare colloqui con me. E andavamo io con i miei figli Bidognetti Gianluca e Bidognetti Katia, perché Teresa ancora non era nata. E conseguentemente venivano, diciamo, a volte venivano i fratelli di Bidognetti Francesco oppure le sorelle e poi in secondo momento è subentrato l'ubello Giovanni che sarebbe il marito di Bidognetti Katia, mia figlia. Cominciò ad andare i colloqui prima del matrimonio oppure solo dopo il matrimonio, se ricorda? L'ubello Giovanni? Quindi... No, l'ubello Giovanni ha fatto i colloqui dopo il matrimonio. Senta, a partire da nel periodo risalente agli anni 2000, diciamo così, 99-2000 in poi, vi è un cambiamento per quanto alle persone che vanno a colloquio con Bidognetti Francesco? Sì, perché diciamo all'inizio del 99-2000 viene a mancare, diciamo, ai colloqui Bidognetti Aniello perché è latitante, 99. Bidognetti Raffaele veniva o non veniva, a volte sì, a volte no, e la maggior parte andavo solo io con i bambini piccoli ai colloqui. Senta, quindi è cambiato in questo senso, c'erano Raffaele e Aniello non partecipavano più ai colloqui, quindi un certo periodo di tempo? No. Senta signora, lei mi ha detto che era un pezzo grosso Bidognetti Francesco all'interno del clan. Quando è che ha realizzato, ha capito orientativamente che chi era Francesco Bidognetti esattamente, che ruolo aveva e che attività svolgeva in realtà? Diciamo che qualche cosa l'ho capito quando sono incominciata a subentrare, che sono andata ad abitare a Casal di Principe l'85 e l'86. Poi passando gli anni comunque
ci fu quando è incominciato che l'86 ebbe gli arresti domiciliari, vedevo tutte queste persone che venivano a salutarlo, persone importanti, e allora ho incominciato a capire che Bidognetti Francesco era un pezzo grosso. Per esempio, chi è che veniva a salutarlo, di quante persone ci circondava Bidognetti Francesco? Tantissime persone. Mi ricordo che quando ebbe gli arresti domiciliari vennero Francesco Schiavone, detto Sandokan, Giuseppe, detto il padrino, Giuseppe Russo. Giuseppe Russo, sì. Poi venne Raffaele Diana, detto Raflotto, poi Giuseppe De Caterino, detto di San Cipriano d'Aversa, ma non mi ricordo il soprannome. Comunque tantissime di persone, Enrico Martinelli, tante di quelle persone che poi io ho incominciato a conoscere in quel frangente che vennero a salutare il Bidognetti Francesco. Queste persone poi hanno avuto altre occasioni di venire a casa di Bidognetti, per quello che lei sappia, o si è trattato di un caso isolato? No, erano spesso che venivano a casa queste persone, nei 2 anni che lui ha avuto gli arresti domiciliari. E senta signora, vi erano delle persone che dipendevano da suo marito, che lei abbia compreso, al di là di questi soggetti che ha citato? Diciamo che una volta io domandando a lui gli dissi sono amici tuoi, e lui mi disse che ognuno di questi qua tenevano diciamo una zona. Raflotto comandava a casa Senna con insieme Michele Zaccaria, Giuseppe Di Caterino comandava a San Cipriano, ho detto Tre Bastone. Ho capito, quindi avevano una zona. Schiavone stava insieme a lui. Vi erano dei ragazzi, dei giovani che prendevano ordini direttamente a Bidognetti Francesco, suoi ragazzi del clan, se lei li ha conosciuti? Sì, erano gli affiliati di Bidognetti Francesco. Sì, gli affiliati di Bidognetti Francesco, diciamo la maggior parte stavano sempre a casa nostra. Alessandro Cirillo, Giuseppe Setola, Luigi Guida, detto un trick, erano tutti affiliati al clan Bidognetti. Emilio Di Caterino, Domenico Bidognetti. Quanti erano più o meno queste persone di cui si circondava suo marito? Come numero, Allora, dottore, mette caso che ogni volta che ci stava l'arresto di un affiliato usciva qualcuno che doveva comandare. Diciamo, se arrestavano Domenico Bidognetti doveva comandare Alessandro Cirillo, se arrestavano Alessandro Cirillo doveva comandare Emilio Di Caterino. E comunque la maggior parte, diciamo, di quelli che dovevano comandare sono stati una quindicina di loro. Poi ci stavano quelli là che facevano altre cose che nel gruppo. Senta signora, sta parlando sia di un periodo precedente all'arresto definitivo di Bidognetti Francesco che di un periodo successivo all'arresto definitivo di Bidognetti Francesco? Sì, all'arresto di Bidognetti Francesco, sì, dopo l'arresto di Bidognetti Francesco. Quindi sta parlando di un periodo successivo all'arresto di Bidognetti Francesco? Sì. Senta, si riferisce all'arresto di Bidognetti Francesco per quanto riguarda queste persone che venivano a casa sua del dicembre 93? Cioè l'ultimo da cui partita dal dicembre 93, sì, sì. A partire dalla quale è rimasto ininterrottamente detenuto? Sì. Sì. E senta, signora, le avevo chiesto più o meno quanti erano, se sa, le persone di cui si circondava come numero suo marito. Allora, io non è che poi comunque stando a casa mi mettevo a contare più o meno le persone, però certo. Vi ho detto, gli affiliati erano questi qua, Schiavone Francesco, Emilio Di Caterino, Michele Zaccaria, Antonio Iovine, però alla fine comunque su quelle persone che
Poi man mano, tu stando a Casale incominci a conoscere le persone, però se vi devo dire un numero, no, posso dire il numero in secondo momento che sono entrati gli affiliati dopo l'arresto di Bidognetti Francesco. Senta, a partire dal 93, diciamo, all'ultima detenzione di Bidognetti Francesco ha mantenuto un ruolo, riusciva a comunicare con l'esterno da detenuto? Sì, sì, sì. E quali erano i suoi canali di comunicazione con l'esterno, signora? Allora, diciamo che io quando andavo a fare i colloqui con il Bidognetti Francesco, a volte lui tramite i colloqui mi faceva dei segni per portare ambasciata fuori. Ambasciata in senso solo, diciamo, di denaro a cui dovevano gli affiliati dovevano dare ai mogli dei carcerati oppure pagare agli avvocati. Ho capito. E quindi tendenzialmente queste ambasciate riguardavano quindi somme da dare agli avvocati o agli affiliati sostanzialmente. Sì, erano solo queste le ambasciate che lui si rivolgeva a me. Senta, voi avevate, lei e suo marito, tenevate delle cautele per evitare di essere intercettati, evitare che queste comunicazioni fossero individuate, laddove intercettate? Sì, perché una volta fummo chiamati da un avvocato del Bidognetti Francesco dove ci avvertiva che diciamo al Tribunale di Santa Maria o di Napoli, non ricordo mo in questo momento, che avevano messo dei colloqui sotto controllo sia per Bidognetti Francesco e sia per Schiavone Francesco. Ho capito. E quando avviene più o meno questa comunicazione, in che periodo? Allora, Bidognetti Francesco lo abbiamo saputo il 2002-2003, se non ricordo male. Ci fu questo avvocato che ci informò che di stare attenti nei colloqui, di non parlare troppo perché questi colloqui erano intercettati. Prima che l'avvocato ve lo dicesse direttamente, voi avevate delle cautele nel comunicare, lei e Bidognetti Francesco? Sì, perché lui a volte comunicava con i gesti, non è che comunicava con il parlare. Ok, quindi comunque avevate delle cautele anche prima che ve lo dicessero di essere intercettati? Sì. Senta, oltre a lei e quando erano liberi i figli, chi è che c'erano altri canali di comunicativi, altre persone che lei sappia che portavano ambasciate fuori dal carcere? Allora, se non ricordo male, ci stava un avvocato che prima dell'avvocato Sant'Anastasio difendeva Bidognetti Francesco. Sì. Era l'avvocato, se non sbaglio, D'Alessandro, non mi ricordo il nome di questo avvocato perché poi sono passati tanti anni e uno incomincia a dimenticare delle cose. Certo. Di Sant'Anastasio ne è sicuro? Sì, ci sta un procedimento ancora in corso. Sì. E senta, cose. Quindi praticamente oltre quelli familiari erano anche parallelamente questo tipo di comunicazioni dal carcere, uscivano anche da parte di questo avvocato quantomeno. Sì, perché vi ho detto ci sta un procedimento in corso, sì, con l'avvocato Sant'Anastasio. Lei ha reso dichiarazioni in ordine a questo processo? Sì, sì, sì. Senta signora, vorrei chiederle, mi ha detto che praticamente usavate dei segni convenzionali per capirvi, mi può dare un'indicazione di massima di che segni utilizzavate proprio in via così, di quelli principali per quanto riguarda i personaggi principali? Allora, quando si parlava di Bidognetti Francesco, lui si metteva si passava la mano vicino al mento per farmi capire quello con la barba. Cioè, chi era quello con la barba? Mi scusi, forse c'è un lapsus. Chi era quello con la barba, che le metteva la mano sulla barba? Era Bidognetti Francesco, detto Sandokan. Bidognetti, scusi, signora, forse si è sbagliata col nome. Francesco Sandokan, come si chiama di nome, di cognome? Francesco Sandokan, sì. Detto
Mi scusi, perché poi a volte sì. Francesco Bidognetti e Francesco Sandoval sono stessi nomi, perciò mi devi scusare. Non si preoccupi, quindi chi è? Quando parlava di Schiavone, Francesco Sandoval si toccava la barba. Sì, si faceva toccava il mento come a stimolare la barba. C'era qualcun altro, sì. Qualche altra persona per cui c'erano dei segni convenzionali di riconoscimento che lei ricordi? Sì, poi ci stava Luigi Guida, essendo che io ho fatto sia la comare di Fede sia la madrina per la bambina, e lui si toccava il dito della mano, dell'annulare, per farmi capire il compare. E poi in secondo momento è uscito Alessandro Cirillo, detto sergente, e lui si toccava sulla spalla per farmi capire che era Alessandro Cirillo. La spalla perché? In che senso la spalla? Qual era il segno di... Si toccava sulla spalla e si masseggiava come se fosse, aveva dei gradi sulla pattina. Perché era soprannominato il sergente praticamente. Sì, era nominato il sergente. Sì. E lei ha conosciuto Bernardo Cirillo? Sì, è il cugino di Bidognetti Francesco, figlio di Orio Maddalena. È il cugino di primo grado? Cugino sì, sì, stretto, sì. Diciamo. Orio Maddalena e Orio Cristina sono due sorelle. Sarebbe la mamma di Bidognetti Francesco, Orio Cristina. Quando si riferiva a Cirillo, parlavate nel corso delle conversazioni, vi erano riferimenti a Cirillo Bernardo con Francesco Bidognetti quando parlavate? Sì, perché Cirillo Bernardo diciamo che quando è successo l'arresto di Bidognetti e Aniello, e poi c'è stata la scissione fra Bidognetti Francesco e Schiavone Francesco, è subentrato proprio Cirillo Bernardo di guardare la famiglia Bidognetti, nel senso che si interessava sia per gli avvocati e a volte anche per qualche lavoro a Casal di Principe. E può spiegarci bene in che senso si interessava della famiglia, cioè che ruolo aveva, per quello che lei sa ovviamente, Cirillo Bernardo? Allora, lui si interessava per i soldi per gli avvocati, per Bidognetti Francesco, e poi a volte se ci stava qualcuno che prendeva qualche lavoro nella zona di Parete, perché la zona di Parete era quella di Bidognetti Raffaele, e allora lui subentrava e gli davano una percentuale di quota a Cirillo Bernardo. Mi scusi, ritirava le percentuali di quota sui lavori per conto del gruppo Bidognetti? Sì, sì. Senta, durante... Scusa, ma signora, perché c'aveva l'impresa Bidognetti? No, essendo che allora a Casal di Principe quando si prendono un appalto di lavori, allora si riferiscono a persone che appartengono o al clan Bidognetti o al clan Schiavone Francesco. E allora in quel periodo preso un appalto di un lavoro a Parete e comunque andarono a casa di Cirillo Bernardo queste persone per vedere se potevano fare questa gara di appalto a Parete. E, che prendevano, facevano il 30, lo davano a Bidognetti e il resto lo prendeva la ditta. Cirillo Bernardo ha svolto stabilmente questi compiti, che lei sappia, o ricorda questa vicenda in particolare come l'unica? No, diciamo che poi io non è che stavo sempre presente a queste cose. Poi è stato che una volta il fratello di Cirillo Bernardo stava facendo dei lavori sulla Domiziana a Castelvolturno e certe persone andarono a bloccargli il lavoro e lui si mise in mezzo per andare a parlare, perché se non sbaglio era la famiglia Schiavone che aveva fermato questi lavori. Senta, lei si rapportava spesso, parlava spesso con Cirillo Bernardo?
Diciamo che io con Cirillo Bennardo riferivo solo quello che lui, ad esempio Bidognetti Francesco, mi diceva nei colloqui per quanto riguarda i soldi per gli affiliati oppure per gli avvocati, perché c'erano degli avvocati che si lamentavano nei colloqui con Bidognetti e allora il Bidognetti me lo riferiva a me, io andavo da Bennardo e gli spiegavo la situazione. Questo anche per i soldi degli affiliati oltre che quello per degli avvocati? Il rapporto con Cirillo Bennardo? Sì. Senta signora, quindi praticamente nel tempo, ovviamente in via generale, lei una volta che riceveva le ambasciate di suo marito, nelle occasioni in cui è capitato, quali erano i suoi principali riferimenti, le persone da cui principalmente si recava per dire cosa Bidognetti Francesco le avesse detto dal carcere? Allora, dal 2000 fino al 2004... diciamo io mi riferivo a Cirillo Bennardo, poi il 2004 è subentrato il marito di Bidognetti Katia, mia figlia, e ha incominciato a interessarsi un po' con lui, diciamo della famiglia, diceva tu, a volte mi diceva voi siete una donna, è meglio che me la vedo io per certe cose, e poi è successo che c'è stata una discussione in famiglia dove a me mi hanno esclusa definitivamente da questo compito, sia di andare a parlare con gli avvocati e sia di andare a parlare con il Cirillo Bennardo, e diciamo se lo vedeva con il Lubello Giovanni. Poi il 2005, quando io poi sono andata a parlare con il Bidognetti Francesco, gli ho fatto capire che il Lubello Giovanni stava un poco esagerando nei miei riguardi, allora lui disse da oggi in poi per qualsiasi cosa ti puoi riferire al Luigi Guida, che sarebbe stato un drink che è venuto a Casal dei Principe. Ho capito. Quindi signora, c'è un primo periodo in cui lei direttamente porta le ambasciate alle persone praticamente, senza avere un tramite, cioè lo fa lei signora in un periodo? No, non lo faccio io personalmente, perché il Cirillo Bennardo era il cugino di Bidognetti Francesco, poi è subentrato Luigi Guida, perché quando è uscito dal carcere Luigi Guida, io lo incontrai a casa di Cirillo Bennardo, anzi mi fece proprio chiamare. E io andai personalmente lì e lui mi disse che aveva avuto un contatto con il Bidognetti Francesco nel carcere, dove Bidognetti Francesco gli aveva riferito che per qualsiasi cosa per la famiglia Bidognetti si doveva interessare Luigi Guida. Questo accade poco dopo la scarcerazione di Guida Luigi? Sì, il 2003-2004. Lo colloca in quel periodo lei? Sì, 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 sì. Era da poco stato scarcerato Guida Luigi quando lo incontro, o ciò accade in un tempo, se lei lo sa, successivo, a memoria? No. Allora, prima che lo incontrassi a casa di Cirillo Bennardo, io ho avuto un incontro dove io stavo al mare, sulla Domiziana, è venuto Roberto Vergas sullo chalet e mi disse dovete venire con noi perché ci sta Luigi Guida che vi vuole salutare. Io mi sono messa in macchina con Roberto Vergas, sono andata in una villetta sua a Castelvolturno e lui ho incontrato Luigi Guida, ci stava la moglie, ci stava la bambina, dove ci siamo salutati e lui mi ha detto in questi giorni poi ci incontreremo di nuovo e vi farò sapere più o meno le cose per il vostro marito. Signora mi scusi, Roberto Vargas o Vergas? Vargas. Sarebbe il cugino di Pasquale. Ho capito. Senta, quando capitava nell'occasione dei colloqui da parte sua con Francesco Bidognetti di citare e fare il nome di Cirillo Bennardo? Sì. C'era un nome di copertura, lo chiamava, come veniva chiamato normalmente quando ci si riferiva a Cirillo Bennardo, se lo ricorda? In questo momento lo ricordo. Ah, il figlio di zia Lina. Il figlio di zia Lina, perché? Perché per non farlo collegarlo, perché allora zia Lina quella si chiama Iorio Maddalena,
per non far, diciamo, essendo che noi sapevamo che i colloqui erano intercettati, allora loro se sentivano il figlio di zia Lina, i carabinieri non avrebbero mai potuto capire chi fosse stato il figlio di zia Lina. Sì, e come, perché scusi, come facevate a capirvi che il figlio di zia Lina era Cirillo Bernardo? Qual era, se può spiegarci, i passaggi? Sì, perché la zia di Bidognetti Francesco, Iorio Maddalena, che si chiama Iorio Maddalena, anche quando stava fuori, diciamo, il Bidognetti, la chiamavano zia Lina. Ho capito, quindi era praticamente conosciuta a pochissimi questa cosa. Sì. Senta, capitava anche di chiamarlo per nome? Bernardo, per capirci. Qualche volta può essere che è capitato. Mm-hmm, non ho capito. Quindi tendenzialmente era questo il soprannome, comunque. Senta, vorrei sempre chiederle. Lei per quale motivo ha iniziato a collaborare, innanzitutto? Volevo chiedere se ne possiamo parlare di questo fatto. Allora, io 2004-2005, quando Bello Giovanni ha sposato mia figlia Bidognetti Katia, ci sono stati dei contrasti nella famiglia. E io, diciamo che nei colloqui con il Bidognetti Francesco, gli dicevo sempre che ci stavano questi contrasti con mia figlia, con il marito. E poi è arrivato un giorno che, sa, una donna comunque arriva all'esasperazione che non riesce più ad andare avanti. E un giorno io sono andata a fare il colloquio con Bidognetti Francesco, se non sbaglio, il 3 ottobre o il 4 ottobre di San Francesco. E stesso in quel colloquio io manifestai, gli dissi: perché non collabori con la giustizia? E lui disse: come ti sei permessa adesso, non ti permetterei mai più. Dice: se tu te ne vuoi andare, quella è la porta, te ne puoi pure andare. Però io, diciamo, lui non è che mi disse: quella è la porta, te ne puoi pure andare, perché diceva: sei libera. Sapevo a quello che andavo incontro. Però io con tutta la paura che ho avuto che lui mi disse quelle parole, io la mattina ho caricato la macchina e sono fuggita da Casal di Principe. Senti, che anno sta parlando? Di quale anno è questo colloquio di cui ha parlato? Da cui è... Allora, ottobre del 2007. Ottobre del 2007. Perché si è spaventata, sì, tanto da scappare? Sono andata via perché, ma no perché poi in secondo momento a me mi hanno detto stesso sulla DDA quando mi hanno portato che avevo un mandato di cattura, ma io non è che sono fuggita perché sapevo che c'avevo questo mandato di cattura, anzi io quando me l'hanno detto sono caduta dalle nuvole. Sono andata via da Casal di Principe perché stava incominciando a pesarmi la situazione, perché poi, dottore, oggi è l'ambasciata dei soldi, poi domani mattina sarà l'ambasciata di un omicidio. Io sono una persona molto credente, io queste cose non riesco a farle. Signora, mi ha detto che dopo questo colloquio è fuggita, ma voglio capire, se ho capito bene, ha avuto anche timore. Mi spiega di perché ha avuto timore, di cosa? Sì, perché lui una volta, quando è successo che io sono venuta a sapere il fatto di Angela Barra, che lui aveva una convivenza con questa collaboratrice di giustizia, e allora io in un colloquio a Spoleto io gli dissi: guardi, per me non c'è nessun problema, questi sono i tuoi figli, però a me non mi vedi più, perché una ragazza che io comunque a me mi ha conosciuto che tenevo 13-14 anni, sapere che lui dopo un secondo momento ha una relazione con un'altra donna, mi si è crollato il mondo addosso. E lui mi disse: tu te ne puoi pure andare, però i miei figli devono stare insieme a me, se ti porti un figlio, dice, io sappi che il pilastro di casa te lo costruisco per te. Il pilastro di casa te lo costruisco per te, intendeva, scusi? Che mi voleva infilare un pilastro di cemento. Ho capito.
Senta signora, ha detto di quando è che seppe della relazione di suo marito con Angela Barra? Io lo sapevo dal 2003. Lo seppe dopo che la collaborazione di Angela Barra o prima? No, prima perché a casa mi vennero dati dei fascicoli dell'avvocato Sant'Ana, a parte che c'erano dei fascicoli nello studio dell'avvocato Sant'Anastaso, e lui ci chiese di fare delle fotocopie di questi fascicoli. E io, aprendo questo fascicolo, venni a sapere che sta Angela Barra aveva avuto una relazione con il Bidognetti Francesco. Ho capito, di questo non lo sapeva finché non ebbe a, diciamo, a visionare queste copie di un fascicolo. No, all'inizio non sapevo nulla. Senta, modificò anche... Diciamo, erano tutti annunci sui giornali, scusi. Prego. Erano, diciamo, a volte uscivano degli articoli sui giornali, l'amante di Bidognetti. Io una volta sono andato pure al carcere di Secondigliano e una volta gli dissi: scusi, ma chi è questa persona? E lui mi disse, vicino a me, disse: ma tu non devi pensare ai giornali, tu devi pensare a quello che ti dico io. Quindi ha sempre negato sostanzialmente. Sì. Senta, quando è che apprende di questa relazione di Francesco Bidognetti con la Barra? Più o meno in che anno? 2003, con diciamo con gli arresti domiciliari di Bidognetti Raffaele, perché una mattina io vado a comprare il Corriere di Caserta ed era uscito che avevano sequestrato dei beni a Caserta dell'Angela Barra. E io chiamai a Bidognetti Raffaele e mi feci spiegare questa cosa, e lui mi disse, dice Anna, dice: guarda, non è colpa nostra, noi lo sapevamo di questa relazione, però non ti potevamo dire nulla perché avevamo fatto un giuramento con mio padre. Ho capito. Senta signora, ha avuto ripercussioni nei rapporti tra lei e Sant'Anastaso, quindi nelle frequentazioni che ha dello studio Sant'Anastaso, questa conoscenza da parte sua? In che senso? Il fatto che sapeva di questa di relazione di suo marito con la Barra? No, diciamo che io all'avvocato Sant'Anastaso non ci ho parlato proprio più, perché io all'avvocato Sant'Anastaso non l'ho più visto, diciamo, da quando è subentrato il Lubello Giovanni, nel 2005 ha sposato il Bidognetti Katia. Ho capito. E senta, vorrei chiederle, ricorda se durante tutti questi suoi rapporti che ha avuto con suo marito gli è stata data un'ambasciata che aveva oggetto anzi, per non dire ancora prima, signora, sa quali fossero i rapporti di suo marito e suo eventualmente con la famiglia Stolder? Allora, diciamo che io mi sono recata a un colloquio con Bidognetti Francesco. E in quell'occasione io ho conosciuto la signora Patrizia Stolder, sarebbe la moglie di Raffaele Stolder, e lui mi disse: per qualsiasi cosa io mi dovevo mettere a disposizione per questa signora. Questo più o meno in che periodo si riferisce? Se non sbaglio 2005. E senta, questo orientativamente lo dice? Va a memoria, perché signora. È stata solo quell'occasione che, diciamo, che lui mi ha presentato questa persona, perché noi facevamo i colloqui a 41, però eravamo tutti insieme in questa saletta. Sì. Se non sbaglio era Spoleto. Ricorda fosse Spoleto. Senta, signora, e quindi praticamente le modalità di colloquio lei gliel'ha presentata durante il colloquio questa persona? Sì, 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 sì. Sì. E vorrei chiedere, è accaduto che dopo la presentazione ci sia stata una relazione da parte sua con questa signora, visto che le ha detto di, insomma, di dare la sua disponibilità per qualsiasi cosa? Sì, allora, sempre, diciamo, che lui nel colloquio mi fece capire di dargli 1.000 euro al mese a questa persona. E io ogni mese mi recavo a Capodimonte, dove sta la chiesa madre, e io
abitualmente la telefonava in una cabina telefonica. Ci incontravamo lì alla chiesa di Capodimonte, gli davo i soldi e me ne andavo. Non ho mai frequentato casa sua. E senta, lei, si trattava del carcere di Spoleto o di Ascoli Piceno, se lo ricorda? E mo non mi ricordo, perché in quel periodo Bidognetti Francesco ha cambiato tantissimi di quei carceri che adesso non ricordo. Quali carceri ricorda che ha cambiato Bidognetti? Allora, stava all'Aquila, poi dall'Aquila è andata ad Ascoli Piceno, poi al Marino, poi da Ascoli Piceno è andato a Spoleto e comunque ne ha cambiati tantissimi Bidognetti Francesco. Lei con che frequenza andava a fare i colloqui? Allora, lui è capitato che aveva i colloqui una volta al mese, poi c'è stata una legge, se non ricordo male, che potevamo fare 4 colloqui al mese. E lui disse che 4 colloqui erano un po' pesanti, perché poi da Caserta andare ad Ascoli Piceno era lontano. E allora facevamo un colloquio ogni 2 ore. Un colloquio, scusi? Ogni 2? Allora, un colloquio diciamo ogni 15 giorni, però 2 ore. Quindi facevate 2 colloqui al mese, praticamente? Sì. E senta, voi comunicavate, quindi, mi scusi, lei portava le risposte nei colloqui successivi, quando vi erano questi colloqui con Bidognetti e quando accadeva che vi mandasse delle ambasciate? Diciamo che abitualmente era sempre lui che mi chiedeva se avevo dato i soldi alla signora Stolder oppure se ci stava qualche problema, però al di fuori dei soldi non è che si parlava di chissà chi. Senta, ha avuto modo anche di dare indicazioni ad altri sulla necessità di dare lo stipendio a Stolder? Sì, c'è stata un'altra famiglia che faceva i colloqui con noi, erano della Calabria, ma in questo momento non ricordo il nome. Un'altra famiglia sempre di Napoli, che venivano a casa e io gli davo i soldi. Questa famiglia della Calabria di chi era? Ricorda qualcuno? Lei con come faceva a dare i soldi a questa famiglia della Calabria? La signora, ci incontravamo quando lei veniva a fare i colloqui fuori al carcere, ci incontravamo, io gli davo la mozzarella e gli davo i soldi. Una volta è venuta a casa mia, è venuta per un giorno e siamo stati insieme. Questo sempre su ordine di suo marito? Sì, sì. E senta, signora, quanto dava anche a questo mensilmente, a questa persona, questa erano moglie, sempre 1.000 euro al mese, erano sempre 1.000 euro al mese. Era un detenuto, mi scusi, la moglie era la moglie di un detenuto? È implicito. Sì, sì, era la moglie di un detenuto. Sì. E senta, signora, oltre a lei c'è qualcun altro del gruppo che fu incaricato di portare i soldi alla famiglia Stolder? No, ero solo io personalmente. Che lui mi ha dato l'incarico solo a me, poi se l'ha dato a qualcun altro io non vi saprei dire, però lui mi ha dato solo a me l'incarico di dargli i soldi. E poi c'è stato un episodio che il Lubello Giovanni si doveva interessare per il figlio di Stolder, per una questione di doveva andare a fare il militare e questo non voleva partire ragazzo. E qual è questa questione? Qual era la questione, cioè questa questione del figlio di lo Stolder? È un procedimento in corso per Cosentino. Siamo qua apposta. Senta, vorrei chiederle. Ah, scusi. Non... Signora Ticarrino. Allora, era un procedimento in corso per quanto riguarda il figlio di Stolder doveva andare a fare il soldato e si doveva interessare l'avvocato Nicola Cosentino. E mi spiega esattamente che cosa le disse di questa cosa, chi glielo disse, quando glielo disse, come glielo disse e cosa sa di questa vicenda. Allora, io diciamo, quando andai a fare questo colloquio, venne anche Lubello Giovanni. E, diciamo, sai, quando ci sono i bambini, perché poi noi in quel periodo portavamo la bambina di Bidognetti Katia, era piccolina, allora... nei colloqui c'erano tantissimi dei bambini che facevano casino, allora lui per parlare con Giovanni, perché poi
diciamo il quadrato dei colloqui a 41 bis su poco, lo spazio è poco, si possono sedere solo due persone. Io stavo seduta e all'improvviso mi sono alzata e ho fatto sedere l'ubello Giovanni. E in quel frangente sentivo il Bidognetti Francesco che disse: ti raccomando, impegnati per il figlio di Stolder. Poi in macchina il Giovanni Lubello disse vicino a Katia che doveva chiamare a Bernardo Cirillo perché dovevano incontrare l'avvocato Cosentino per quanto riguarda questa pratica di questo ragazzo. Sì, e quindi dovevano andare entrambi o soltanto uno dei due? Allora, a parte che il Lubello Giovanni voleva dare, diciamo, voleva dare l'imbasciata a Cirillo Bennardo per farla andare a lui a casa di Nicola Cosentino, perché la famiglia Coronella, diciamo la famiglia di Lubello Giovanni, avevano avuto delle discussioni con l'avvocato Nicola Cosentino e allora il Lubello non lo voleva incontrare. Poi non so se siano andati insieme oppure sia andato solo il Bernardo Cirillo. E senta, qual era la raccomandazione, che cosa dovevano chiedere per favore di questo ragazzo? A Cosentino. Era una pratica perché questo ragazzo doveva partire per il soldato, però era, diciamo, doveva partire molto lontano e lui voleva stare nella zona di Napoli, questo ragazzo. Ho capito. Senta, quale cosa hanno fatto a questo punto, che lei sappia? Sono andati da Nicola Cosentino, ci sono andati, che cosa le disse loro, per quello che lei sa? Allora, io quando sono andata a fare, il mese dopo il colloquio, ho saputo tramite mia figlia che parlava con il padre, gli diceva: papà, ha detto Giovanni tutto a posto, il ragazzo non parte più. E allora ho capito che si erano interessati per questo ragazzo. E poi ha avuto altri. Ma ci sono anche i colloqui registrati, dottore? Certo, ci sono i colloqui registrati. Senta, volevo chiederle, lei durante la sua collaborazione ha preso visione di alcuni colloqui intercettati e le è stato chiesto spiegazioni su singoli passi? Sì, perché io quando ho collaborato, diciamo, dei magistrati mi hanno visionato dei colloqui, perché c'erano delle cose che loro non avevano percepito e io ho dovuto spiegare io, diciamo, tutto il colloquio, perché poi nei colloqui non è che, vi ho detto, essendo che noi avevamo paura di essere registrati oppure controllati, allora ad esempio facevamo un ragionamento, poi in secondo momento lo staccavamo, per non parlare più di quella situazione. Allora io ho dovuto visionare i colloqui e spiegare come stavano. Ho capito, quindi anche i suoi atti interrogatori, gli atti istruttori sono stati fatti visionando i colloqui direttamente in carcere, le registrazioni. Sì. Erano colloqui audio-video, cioè nel senso sia anche si vedeva con le cassette che le hanno fatto vedere, le registrazioni, si poteva vedere. Sì, erano audio-video, sì, si vedeva. Senta signora, chi è che le disse che c'era stato questo incontro con Nicola Cosentino? Allora, Bidognetti Katia, mia figlia, venne a colloquio con il padre e disse: papà, ha detto Giovanni tutto a posto per quanto riguarda quel ragazzo. E io capii che c'erano andate a parlare con suo Nicola Cosentino, perché altrimenti al di fuori di Nicola Cosentino loro sapevano che dovevano andare da Nicola Cosentino. Questo direttamente nel colloquio lo seppe. C'erano state altre comunicazioni che le furono date a prescindere dal colloquio in carcere? Ma sempre su questa cosa? Sì, sempre su questa cosa, cioè nel senso, oltre a quelle che le informazioni che sono state date al colloquio, vi sono state altre informazioni che l'hanno dato a parte del colloquio in carcere, cioè a casa, in altri luoghi, in altri contesti, su questa vicenda? No, perché io con il Giovanni Lubello, diciamo, non è che tenevo più buoni rapporti da quando era sposato con Bidognetti Katia e mia figlia. E senta, mi scusi, perché e con Cirillo Bennardo ha avuto modo di parlare di questa vicenda?
No. Allora, per chiarimento e contestazione, il verbale è il 29 aprile 2008 e lei ha dichiarato, allora dunque, per quanto concerne la questione relativa al fatto del soldato di cui si parla nelle intercettazioni, ho sinteticamente già riferito, lei su questo punto fa specifico quanto segue. Seppi dell'incontro tra Giovanni Lubello e Cirillo Bernardo con l'onorevole Nicola Cosentino lo stesso giorno in cui si tenne. Del contenuto non ne parlò Giovanni Lubello, che quella sera tornò tardi a casa. Ricordo che si doveva trattare del 2004-2005. Mi disse che si era incontrato a casa Nicola Cosentino insieme a Cirillo Bernardo ed in quell'occasione aveva chiesto... Confermo. Quindi praticamente gliel'ha detto Giovanni Lubello, praticamente poco dopo. Sì, confermo, perché venne a casa e disse questa cosa. Però non sappiamo che cosa conferma, perché il seguito... Che cosa conferma, signora, se può indicare cosa le disse allora, Giovanni Lubello esattamente Giovanni quella Lubello sera? Venne... Allora, confermo che Giovanni Lubello venne a casa e disse che aveva parlato con Nicola Cosentino, lui e Bernardo, e era tutto a posto per quanto riguarda la situazione del soldato, di quel ragazzo. Tutto a posto, cioè che cosa... Cosa sarebbe stato tutto a posto, secondo il suo ricordo e secondo quello che gli disse? Che il ragazzo non partiva più per fuori, che doveva andare fuori questo ragazzo. Cioè non partiva più, vorrei capire, non partiva proprio più militare oppure diciamo rimaneva in zona? Partiva però non partiva più lontano, rimaneva nella zona. Ho capito. Sì, che poi in secondo momento il ragazzo ha rifiutato, so che non è partito più, perché proprio per volontà di questo ragazzo non è partito più. Cioè mi può dire che cosa poi ha saputo della volontà di questo ragazzo? Che cosa ne è seguito poi? Questo lo apprende in altri colloqui? Allora, io quando sono andata a fare il colloquio la figlia disse, papà, ha detto Giovanni tutto a posto. Poi quando venne la signora Patrizia Solder, perché in quel momento quando la figlia gli ha riferito sta cosa, non è che abbiamo fatto il colloquio insieme. Siamo capitati il mese dopo insieme e lui disse tutto a posto, di a tuo figlio di non preoccuparsi che si è sistemato tutto. Sì, e poi cosa succede? Cambia idea qualcuno? Cambia? Cosa succede? Mi ha detto che poi Stolder, il ragazzo, ha cambiato idea. Il ragazzo. Lei come lo sa? Venne a sapere dalla mamma, perché ci incontrammo una volta fuori al carcere e lei mi disse ha fatto fa tutto sto casino, mo non vuole più partire, però io non è che mi prolunga più di tanto, perché poi sono ragazzi, a volte dicono una cosa e a volte ne dicono un'altra. Allora, quindi praticamente poi il figlio aveva cambiato idea sostanzialmente di partire. Il ragazzo voleva partire, però dopo non è partito più. C'era un motivo, se lo sa, per cui aveva cambiato idea il ragazzo di partire militare? No, ve l'ho detto, non è che mi applica più di tanto, perché poi... Le interessava relativamente, se ho capito bene, questa cosa. No, perché vi ho detto, sono ragazzi, mentre dicono una cosa poi ne fanno un'altra e non è che io... Certo. Senta, signora, era il figlio di chi? Stolder, come si chiama? Il nome si ricorda? La persona detenuta? Ah no, perché io l'ho visto una volta sola nel colloquio, un ragazzo molto riservato, non è che... Quindi il ragazzo l'ha già visto nel colloquio, quindi ha avuto modo anche di incontrarlo in colloquio, nella sala colloquio. Sì, l'ho visto una volta sola. Nella sala colloquio. Ah, ho capito. Era insieme alla mamma, diciamo. Ma sa che fosse, per capire, sapeva che era il figlio della raccomandazione o era uno dei figli di Stolder, se lei lo sa? Allora, io so che questa signora era la compagna di Stolder, poi io non so se era la moglie, se era la compagna, io non è che mi vado a interessare chi fosse la persona. So che solo Bidognetti Francesco mi dice devi dare 1.000 euro al mese a sta signora, io prendo 1.000 euro e gliele do, non è certo. Che ma vado per, a farmi domandare. Per comprendere, lei ha conosciuto un figlio di questa signora o proprio quel figlio, per capire, soltanto per quelle che sono le sue conoscenze? Io l'ho conosciuto quella mezza volta che sono andata a fare il colloquio, che abbiamo fatto un'ora di colloquio insieme e poi ognuno di noi ce ne siamo andati con le nostre macchine. Gliel'hai fu presentato oppure l'ha visto soltanto?
No, l'ho visto solo nel colloquio. Ah, okay. E poi lei mi disse: questo è mio figlio, ma sempre nel colloquio. Nel colloquio, durante il colloquio. Senta, signora, per comprendere questi frammenti di discorso che lei faceva con questa signora nella sala colloqui, dove avvenivano, in che contesto, quando vi avvicinavate, dopo, quando avvenivano questi scambi di battute? No, diciamo fuori dal colloquio, nella saletta dove si aspettano nella saletta dei colloqui per quando ti chiamano. Ho capito, in sala d'attesa. Sì. Senta, non eravate separati in sala d'attesa, stavate tutti insieme? No, tutti quanti insieme. E senta, signora, tornando a questo ragazzo che doveva fare il militare, lei gli ho fatto una domanda se sapeva se era stato, per quello che lei sa ovviamente, se era un ragazzo che doveva fare il militare di leva, se doveva mantenere la leva o era trasferito d'ufficio, se possa dirmi che se era lui il ragazzo che voleva fare qualcosa nel militare, volontario obbligatorio, oppure se era un militare di leva, per quello che lei sa. No, dottore, io so solo che questo ragazzo doveva partire per fare soldato, ma non lo so che ruolo teneva questo ragazzo. Perché sempre lo stesso verbale, lei fu più precisa, glielo rappresento, le ha dichiarato, questo ragazzo doveva andare a fare il soldato come volontario e Bidonetti Francesca aveva disposto che i due si rivolgessero a Cosentino per favorire il ragazzo per un avvicinamento a Caserta o a Napoli. Lei ha indicato come volontario. Io ho detto doveva andare a fare il soldato, però non mi ricordo che ruolo aveva il suo ragazzo. Sì, no, ho capito. Se doveva andare a fare il soldato. Era solo per comprendere se per quello che lei sapeva, lei ha detto come volontario, se era una ferma obbligatoria o una ferma volontaria quella che il ragazzo aveva richiesto, se lo sa. Penso che il test abbia già risposto 8 volte, almeno. Dottore, io so che no, no, ha risposto il test perfettamente, so forse non ha capito, signora. Sì, mi dica, dottore. Dunque, il pubblico ministero le ha letto un passo di una sua dichiarazione precedente, e dopodiché però lei non ci ha detto niente, cioè se ricordava dopo la lettura questa particolare circostanza e che atteneva, cioè si trattava, secondo quello che lei aveva dichiarato, di un giovane che doveva partire volontario. Lei a suo tempo lo disse, come dal passo che le ha letto il pubblico ministero. Adesso, avendo avuto lettura di questo passo, lei ricorda la circostanza? Allora, signor Presidente, mi scusi, io l'ho detto, io confermo quello che ho detto, perché quali a 2007 fino ad oggi io non è che ricordo tutti i verbali che va bene, allora abbiamo capito, questa fatto. Circostanza non la ricorda, però la conferma per averla già dichiarata. Sì. Andiamo avanti. Senta, signora, sì. Le ho chiesto perché, se sa, le ragioni per le quali poi il ragazzo cambiò idea. Lei no, ha detto di non ricordarsi, ha detto sono ragazzi. Nel verbale, quindi faccio prima e glielo contesto, sempre lo stesso verbale, lei ha dichiarato. Allora, per quel che mi disse 29 aprile 2008. Allora, per quel che dunque, allora leggo il tempo io, per quel che mi disse Lubello, Cosentino disse che sarebbe interessato per questo ragazzo. E durante i colloqui si parlò spesso di questa questione, fino a che il ragazzo ebbe timore di poter essere mandato all'estero e quindi si disinteressò della cosa. Sì, confermo questo qua, perché vi ho detto il ragazzo aveva paura di andare fuori, di allontanarsi dalla mamma, perché la mamma mi diceva sempre che questo ragazzo era un ragazzo molto coccoloso che voleva stare vicino a lei e aveva questo timore, che perciò non è voluto più partire. Signora, mi scusi, soltanto per comprendere, era un timore di allontanarsi dalla madre perché era coccoloso, o era un timore di andare all'estero, proprio, cioè di andare all'estero, cioè non di allontanarsi ma all'estero per qualche possibile pericolo maggiore? Se lo sa, perché lei ha detto aveva timore di andare all'estero. Il ragazzo non voleva allontanarsi, perciò avevano messo Cosentino in mezzo per non farlo allontanare. Era solo questo il motivo, per non farlo allontanare.
Quindi non sa, si ricorda se in quel periodo c'erano delle guerre, c'erano delle missioni militari all'estero? Ah, no, non lo so, dottore. Non si ricorda o non lo sa? No, non mi ricordo, non lo so. Perché signora, perché sempre in questo verbale ha dichiarato che, diciamo, ebbe timore di poter essere mandato all'estero, quindi volevo capire se questa dichiarazione riesce a coglierla laddove ci sia un suo ricordo in relazione ad un timore particolare, specifico, al di là del fatto di essere... No, il timore era che lui non si voleva allontanare da Napoli, lui voleva rimanere qua, nella zona qua. Va bene, senta signora, si ricorda... Il periodo più o meno l'ha già detto, ma riesce a concentrarsi sul periodo in cui ci sono stati questa serie di colloqui che hanno là il periodo, diciamo, di riferimento? 2004-2005, perché Lubello Giovanni, se non sbaglio, è sposato il 2004 e ha incominciato a frequentare i colloqui con noi. Ho capito. E senta signora, mi ha detto una cosa su delle parentele di Lubello Giovanni e delle difficoltà o comunque ragioni per le quali Lubello Giovanni non aveva buoni rapporti con Cosentino. Può essere più precisa quali erano queste parentele? Che cosa sa di tutto ciò, ovviamente? Allora, essendo che la famiglia di Lubello Giovanni è una famiglia di dottori, di avvocati, e lui mi disse che ci fu una volta che uno zio di Lubello Giovanni si doveva candidare a Casal di Principe, se non sbaglio si era candidato, e lui disse, e portavano anche Nicola Cosentino, e lui disse no, quello è un infame, però non so la discussione di questo, diciamo, di questo litigio che hanno avuto, di questa discussione, non riesco a collegarla perché... Io non è che ne ho parlato con il Lubello Giovanni. Allora, mettiamo un po' le cose in ordine. Lubello Giovanni era legato a chi era questo avvocato, se si ricorda che si era candidato. Non ho capito bene, però, se può... Chi era il parente? Allora, Lubello Giovanni c'ha uno zio che è dentista. E si voleva candidare a Casal di Principe. Se non sbaglio, si era pure candidato in quel periodo. E, essendo che loro la famiglia di Lubello Giovanni, i Coronella a Casal di Principe sono persone che comunque stanno nella politica, sono avvocati, sono dentisti, sono chirurghi, e perciò lui non voleva avere a che fare con il Nicola Cosentino, però il motivo non lo so. Non lo sa di preciso, ho capito. Quindi c'erano questi non buoni rapporti personali di Lubello Giovanni con Cosentino, per quello che lei sa. Sì, sì. E senta, mi scusi, e si fece quindi con chi andò Lubello Giovanni da Cosentino? A Bernardo Cirillo. Fu per questo problema di rapporti che andarono insieme? Questi rapporti personali? Sì, sì, perché Giovanni Lubello non voleva andarci da solo. Mm-hmm. Ho capito. E senta, ricorda quale fosse il soprannome di Nicola Cosentino, della famiglia di Nicola Cosentino? Nicola Cosentino è detto americano. Americano. Senta, vorrei chiederle sempre sul punto, come se sa se Bidognetti Francesco conoscesse Nicola Cosentino, visto che l'indicazione era partita da Bidognetti? Sì, perché come ho detto nell'occasione uscì Bidognetti Francesco. La testa non ha mai riferito che l'indicazione fosse partita da Bidognetti, mai. Allora, il primo ministro deve fare una domanda più generica. Va bene, senta, da chi partì l'indicazione della disposizione di recarsi destinata a Lubello Giovanni di recarsi da Cosentino Nicola? Da chi partì? Bidognetti Francesco, nel colloquio, stanno i colloqui registrati, dottore. Okay. Era la premessa. Sa come Bidognetti Francesco conoscesse Cosentino Nicola e se lo conoscesse? Allora, Nicola Cosentino si è recato due volte a casa di Bidognetti Francesco, sempre nel periodo di detenzione domiciliare di Bidognetti Francesco.
arresti domiciliari. Scusi, questo come lo sa, signora? Perché io stavo presente, ero a casa, Bidognetti Francesco. Che periodo si riferisce, signora? 87-88. Quindi quel periodo lì. Signora, che cosa sa le ragioni per le quali si recò a casa di Francesco Bidognetti? Venne a salutare il Bidognetti Francesco, poi si accomodarono in una stanza a parte e stavano lì a parlare. Da soli o c'era qualcun altro in questo, quando parlarono? No, si erano appartati da soli, da soli, sì. Signora, mi scusi, quindi questo in due occasioni è accaduto, che è andato a casa di Francesco Bidognetti? Sì, sì. Signora, scusi, questo di questi due incontri quando era agli arresti domiciliari, quando le è venuto in mente, signora? Perché non ne ha dichiarato sulla fase di indagini. No, forse non me l'hanno chiesto. Vorrei comprendere, quando le è venuto in mente? Se lo ricordava da sempre o le è venuto in mente più recentemente? Se riesce a ricordare, non è facile, però se riesce a ricordare come le è venuto in mente questo fatto. No, perché io comunque sapevo che Nicola Cosentino è venuto a casa nostra, ha avuto questi due incontri con il Bidognetti Francesco. Non mi è stato mai chiesto, altrimenti l'avrei riferito nei primi verbali. Ho capito. E senta, soltanto per comprendere, allora, a parte il fatto che sia venuto a trovarlo durante gli arresti domiciliari, ma sapeva se si conoscessero da prima e come? Diciamo, immagino di sì, perché se lei dice che è venuto a trovarlo, è un doppio scontato. Sì, perché comunque, Bidognetti Francesco è di Casal di Principe, l'avvocato Cosentino è di Casal di Principe, a Casal di Principe, signora, è un paese piccolo, signora, non è che è una città grande. Signora, lei è, sì, diciamo, dica, non è che deve fare delle considerazioni che possiamo fare anche noi da soli. Deve dirci solo i fatti di cui ha conoscenza. Se lo sa, ovviamente. Se sa come, da quanto tempo si conoscessero, come? No, che si conosco da un sacco di tempo, non lo so dire. So solo che in quell'occasione il Bidognetti, l'avvocato Cosentino è venuto a salutare il Bidognetti Francesco. Senta, signora, scusi, sempre per capire bene, lei nel 29 aprile 2008, interrogatorio al pubblico ministero, a questa domanda, dunque, ha risposto: rappresento che Bidognetti Francesco conosce Cosentino Nicola da quando erano ragazzi. Non so dare informazioni più specifiche quanto al contenuto dei loro rapporti. È un verbale riassuntivo, però lei non ha dato, diciamo, indicazioni, salvo errori, ma insomma non dovrebbe aver dato indicazioni su questi due incontri nella fase degli interrogatori al PM. Mi può spiegare come mai non lo ha, visto che lei dice nessuno mi ha fatto una domanda specifica, come mai non lo ha collegato alla domanda che le faceva il PM per quanto riguardava, diciamo, gli incontri, le ragioni per le quali l'origine dei rapporti tra Nicola Cosentino e Bidognetti Francesco, se ce lo può dare una spiegazione, un'indicazione, perché non ha fatto il collegamento e non l'ha detto da sola, visto che lei dice nessuno le ha fatto la domanda? No, perché forse sono stata io che non l'ho detto, però non mi è stata fatta proprio la domanda specifica se avevano avuto qualche incontro, se mi avrebbero detto ha fatto qualche incontro, si sono incontrati da qualche parte, io gliel'avrei riferito. Se loro mi fanno la domanda da quanti anni che si conoscono, io non è che vi so dire da quando si conoscono, so che si conoscevano da ragazzi, da Casal di Principe. Ho capito. Quindi, diciamo, non le è venuto in mente di dirlo direttamente di questo incontro perché non ricorda che gli è stata fatta una domanda, quindi ritiene che non sia stata fatta una domanda specifica. E questa è la risposta? No, mi è stata fatta la domanda specifica, io non ho risposto, non ho proprio detto nulla. Ho capito. Senta, signora, vorrei farle alcune altre domande. Lei ha parlato di Cirillo Bernardo. Ricorda se Cirillo Bernardo innanzitutto ha conosciuto Cerci Gaetano, lei, signora? Sì, era il marito della cugina di Bidognetti Francesco, Iorio Filomena. Iorio. Sarebbe la figlia del fratello della mamma di Bidognetti Francesco. Ricorda se Cirillo Bernardo si conoscesse Cerci Gaetano? Con il Cerci Gaetano, sì, si conoscevano perché avevano fatto un'intestazione di
per l'immondizia, per il discarico dell'immondizia. Un'intestazione dell'immondizia, lo scarico dell'immondizia che riguarda una società, sta parlando di una società? Sì, una società. E quindi lavoravano insieme per questa società che gestiva immondizia? Sì. Ma ha sentito la domanda, signora? Ho detto di sì, era una società. Ah, ho capito. Era una società che tenevano Cirillo Bennardo e Cerci Gaetano. Ricorda il nome di questa società o il periodo più o meno a cui si riferisce, se lo ricorda? Se non sbaglio l'ho dichiarato, però in questo momento non ricordo. Ho capito. E senta, era libero Bidognetti Francesco quando fu realizzata questa società? Sì, era libero perché lui fece proprio entrare a Cirillo Bennardo in questa società, il Bidognetti Francesco. Si chiamava Ecologia 89 la società? Sì, l'Ecologia 99, sì. 89? 89, sì, questo. Senta, ha parlato di rifiuti. Che rifiuti diciamo, gestiva questa società? Allora, io di questa società non, diciamo, non è che so chissà che. Ho anche dichiarato che sapevo che il Cirillo Bennardo stava in questa società, poi avevano litigato con il Cerci Gaetano, avevano fatto subentrare un altro ragazzo di Casal di Principe, sapevo che facevano smaltimento di rifiuti, però non vi so dire più altro. Senta, Cerci Gaetano l'ha incontrato spesso a casa sua? Raramente, spesso? No, era il Bidognetti Francesco che andava a casa di Iorio Maddalena, perché a quel periodo era fidanzato con il Cerci Gaetano. Ricorda se qualche volta occasione sono venuti a casa sua, Cerci Gaetano e altri? Sì, una volta il Cerci Gaetano venne a chiamare il Bidognetti Francesco perché a casa di Iorio Maddalena c'era l'avvocato Chianese e un collaboratore di giustizia che pure faceva smaltimento dei rifiuti, Vassallo. Ah, c'è una persona che poi diventò collaboratore di giustizia, questo intende? Vassallo. Sì, all'epoca non era collaboratore Gaetano di giustizia. Vassallo. All'epoca non era collaboratore di giustizia, è diventato dopo. No, 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 collaboratore di giustizia adesso volevo dire, adesso, che non ricordavo il nome, perciò. Senta, le ricorda se furono mai, lei vide mai del maneggio di denaro proveniente da questo settore specifico? Sì, perché una volta il Bidognetti Francesco portò due sacchi di immondizia, quelli là neri, con tantissimi di quei soldi, e lui disse che erano per lo smaltimento dei rifiuti. Quindi due sacchi di immondizia, quelli grandi, quindi sacchi. Sì, quelli grandi, grandi, sì. E questi chi li portò? Nei bidoni più grandi dell'immondizia. Questi chi li portò esattamente questo denaro, da chi proveniva? Allora, Bidognetti Francesco, lui è Cerci Gaetano, perché poi in secondo momento, stesso la sera, il Cerci Gaetano se li portò a casa sua in una cassaforte. Senta, ha citato avvocato Chianese, ricorda il nome dell'avvocato Chianese? No, però so che di Parete, ma non mi ricordo il nome. Cipriano? Sì, Cipriano Chianese, sì, l'avvocato Cipriano Chianese. Ha parlato anche di Vassallo, che poi divenne collaboratore. Gaetano. Gaetano. E che rapporti Gaetano, avevano sì. con suo marito e con Cerci, il Chianese e il Vassallo? Se lo sa, se per quello allora, che ci ho detto. Allora, io quello che ho dichiarato, che mo in questo momento non so di quello che ho dichiarato, però vi so dire che si incontravano spesso a casa di Iorio Maddalena e discutevano fra di loro. Io non ero presente perché la casa di Bidognetti Francesco e il papà di Iorio Filomena è attaccata e allora lui, essendo che per non farsi trovare dai carabinieri con queste persone, diciamo dai controlli, se ne andava nella, diciamo, in questa abitazione di Iorio Filomena per parlare con queste persone. Senta, a un certo punto giunse una voce che Cerci Gaetano volesse collaborare con la giustizia e avesse avuto intenzione? Sì, in un colloquio c'è la moglie
Filomena, e venne dal colloquio e disse che non gli facevano far fare il colloquio perché lui stava sotto cella, che stava collaborando con la giustizia, voleva collaborare con la giustizia. Come reagì Bidognetti Francesco? Ci furono reazioni? O chi per lui? Malissimo, ma tanto male. E cosa accadde? Cosa avvenne? Accadde che l'avvocato Sant'Anastasio poi andò a parlare con il Cerci Gaetano e poi venne a sapere che il Cerci non ha collaborato più con la giustizia. Ho capito. Senta signora, ricorda se in questo affare rifiuti c'erano coinvolti altre persone, oltre quelle che ha citato? No, perché che io ricorda erano solo questi qua, poi se ho dichiarato qualche altra cosa in questo momento io non ricordo. Senti, quali erano i nomi però dei erano figli queste di... le persone. Chi erano i nomi dei figli di Gaetano Cerci? I nomi dei figli? Sì. Maria Grazia, Umberto e Wanda. E c'è una ragione per qualcuno di questi nomi, qualche origine di qualcuno? Sì, di l'ultima dei... figlia di... La penultima figlia di Cerci Gaetano, di Wanda, fu chiamata Wanda perché era la villa di Luciano Licio Gelli. La villa si chiamava così, Wanda, la villa di Licio Gelli? Sì, Wanda. E, sì. E come gli era venuta in mente di chiamare, se lo sa, la figlia col nome della villa di Licio Gelli? Per quale motivo? Era un rapporto, una relazione o... Come era saturito? No, perché avevano il Cerci Gaetano ebbe un incontro con il Licio Gelli. Chi glielo parlò di questo incontro? Iorio Filomena, perché in quell'incontro ci andò Alfonso Diana, un collaboratore di giustizia, e disse che l'avevano fermati fuori alla villa di Licio Gelli. E avevano avuto questi controlli e successe un casino, perché poi ci andò anche un altro di Villa Literno, Guido Mercurio, venne a sapere di questa cosa tramite il Filomena Iorio di questa situazione. Perché accadde un Presidente, casino? Perdoni, io leggo il capitolo di prova Carrino Anna, punto 33. In ordine alle dichiarazioni rese nella fase delle indagini 7.12.07, 8.11.07, 10.308 e così via, sono 12 interrogatori. Negli interrogatori richiamati nel capitolo di prova e depositati al verbale, di questa vicenda non c'è assolutamente traccia. Allora vorrei comprendere se il pubblico ministero sta facendo domande su verbali non messi a disposizione della difesa o sta sondando per, come dire, in autonomia l'affidabilità della testa, perché è sicuramente fuori capitolo di prova. Pubblico ministero ci può... No, si tratta di un verbale reso in fase dibattimentale dal... È fuori capitolo di prova, Presidente, perché non è indicato in lista testi. Verbale dibattimentale indicato in lista. Se mi fa fine avvocato, un verbale dibattimentale... non c'è stato il tempo di proporlo alla difesa per accordo acquisitivo come altri due verbali. Ma che data reca questo verbale? Beh, è recente, 2/12/2011, verbale dell'udienza dibattimentale, non è un verbale di interrogatori. Quindi era ovviamente, chiaramente, oltre il termine di vista. Però lei non ha fatto annunzio di non questa... Non c'è avviso di deposito, non c'è nulla. No, ma non l'ho utilizzato neppure per le contestazioni. Lo sta utilizzando per le domande, Presidente. Certo, ma non c'è necessità di depositarlo, come sa bene, per quanto riguarda le domande, laddove non si utilizzi per le contestazioni. Peraltro sono interrogatori successivi a altri interrogatori resi che sono presenti nel fascicolo del dibattimento. Quindi su una parte sono presenti al fascicolo del pubblico ministero, mi scusi. Insistiamo nella opposizione sì, comunque avevo finito dal capitolo di prova. Presidente, avevo finito con la domanda perché in realtà era... Vabbè, se è finita la domanda siamo a posto. Tornando alla vicenda principale, mi scusi. Non mi ricordo...
ricordo francamente se me lo ha già detto questa domanda, se mi può, però dove l'abbia fatto la ripeto, se no è una nuova domanda, se mi può dire come si chiamava, si ricorda il nome di battesimo di Stolder, la persona che si trova in carcere al 41 bis con sua... L'ha detto per la verità. Raffaele Stolder. Non mi ricordo. Raffaele Stolder. Senta... senta, lei quindi mi pare, sempre qui vado a memoria, ha indicato un carcere dove era avvenuto il colloquio per cui vi era stata l'indicazione di stipendiare la moglie dello Stolder. Ricorda in quale carcere esattamente era avvenuto il colloquio? Ha risposto, mi sembra abbia risposto. Ha detto Spoleto, poi lei ha detto Ascoli Piceno e la signora ha detto che non è che ricordava perché c'erano stati molti spostamenti, se non vado errato. Sì, esattamente, dovrebbe essere andato così. Se vuole faccio la contestazione, Presidente, la domanda la devo fare per forza prima della contestazione. Si ricorda qual era il carcere esattamente? Ascoli Piceno. Senta, ma la signora Stolder conosceva la moglie di Guida? Allora, quando è stato il fatto dell'inizio della collaborazione di Luigi Guida, il Bidognetti Francesco in un colloquio mandò alla signora Stolder a parlare con la signora Nunzia Casanova, per vedere se il marito poteva ritrattare alla collaborazione. E io seppi che lei comunque conosceva la signora Casanova Nunzia. Cioè, chi è che le disse che... Come lo sa, eh? Come lo sa? Sempre in un colloquio con il Bidognetti Francesco. E chi aveva incaricato, signora, di andare... di procurare l'incontro tra le due donne? Allora, Bidognetti Francesco aveva parlato con il marito della Stolder e lei andò direttamente a casa della signora Nunzia Casanova, perché poi ho incontrato la signora Nunzia Casanova e mi disse che c'era andata questa persona a vedere se il marito poteva ritrattare. Quando poi alla fine venimmo a sapere che la signora era andata lì, se non sbaglio non aveva più incontrato più nessuno perché avevano già preso la famiglia e l'avevano messa sotto protezione. Questo quindi nella parte finale? Mi scusi, in un che periodo anzi per meglio dire accade tutto ciò? Dottore, 2006. Ricorda quel periodo? È sicura signora? Chi è che le disse che era, che era andato sotto protezione? La signora Stolder, nell'incontro che io gli portai i soldi, lei mi disse che non era se la prima volta o la seconda volta che era andata lì, già la famiglia di Guida stava sotto protezione. Sa se fosse vero quello che le aveva detto la signora Stolder? Cioè, la serie, la domanda era questa, se... Lì a poco tempo ebbe informazione sugli organi stampa della collaborazione di Guida oppure se poi non seppe nulla in ordine a questa collaborazione in quel periodo? No, perché a parte che noi la collaborazione di Luigi Guida l'abbiamo saputo tramite il suo avvocato, che sarebbe stato l'avvocato Santo Anastaso, che sarebbe stato il difensore di Bidognetti Francesco e noi lo venimmo a sapere tramite lui. Poi in secondo momento è subentrata la signora Stolder per andare a casa della signora Nunzia Casanova, perché il Bidognetti Francesco non mi volle mandare a me perché dice insomma, è capace che ci stanno i carabinieri o qualcuno, dice ti intercettano che tu stai lì a casa della signora Nunzia Casanova. Signora, visto che ha indicato il periodo 2006, quando vai di collaborazione, cosa intende che c'era stato...
una collaborazione da parte di Guida, oppure che aveva reso interrogatori, diciamo, in cui aveva accusato qualcuno, se riesce a dare questa specificazione. No, aveva diciamo che un attimo signora, aspetti signora, aspetti. Io comprendo bene il pubblico ministero che vuole ovviamente invitare a correggere il tiro, perché sta completamente fuori binario la Carrino in relazione a questa fattispecie. Però sul punto, su domanda specifica del pubblico ministero, la Teste ha spiegato, ha detto: io ho saputo della collaborazione di Guida Luigi per il tramite dell'avvocato. Su ben due domande formulate dalla pubblica accusa ha cristallizzato anche l'arco temporale 2006, quindi io ritengo che sul punto sia più che esaustiva la risposta della Carrino Anni. Quindi vi è opposizione sotto questo profilo, perché ritengo non solo è stata reiterata per ben due volte la domanda, la Teste ha altresì specificato con dovizia di particolari e le indicazioni attraverso cui ha avuto quella notizia e l'arco temporale. La domanda ovviamente è che quando si parla di collaborazione cosa intende, visto che siamo anche sia una valutazione poi. No, è che è una valutazione. La collaborazione è collaborazione, punto. No, non esiste una collaborazione, esistono vari concetti. Beh, un chiarimento, la collaborazione è uno, punto. Su quello che aveva saputo e come l'aveva saputo può anche essere chiesto. Signora, allora la domanda che le ho fatto era questa, che di questa collaborazione cosa aveva saputo, cosa avevate fatto voi da Luigi per quello che lei aveva saputo? Allora, diciamo di questa collaborazione ci stava l'avvocato Sandro Anastasio, che lo venne a sapere, e poi ci stava l'avvocato proprio di Luigi Guida dell'Aquila, che ci contattò e ci disse che il Guida aveva già reso delle dichiarazioni, piccole dichiarazioni con i magistrati. E il Bidognetti Francesco ci rimase male di questa cosa, perché comunque con il Luigi Guida erano amici stretti. Ho capito. Ah, quindi questo accade quando avviene che ci sono queste piccole dichiarazioni di Guida con i magistrati, questo sì. Quello di quello di cui ha parlato adesso, ha detto questo, quindi è inutile ripetere la domanda. Senta, signora, mi scusi, lei ricorda ricorda se la sua famiglia si interessò in occasione del matrimonio di una delle figlie di Schiavone Francesco Cicciariello, di partecipare, di mandare una forma di partecipazione a questo matrimonio? No, loro hanno portato la partecipazione a casa nostra, l'invito di partecipazione, e ci è andato mia figlia Bidognetti Katia con il Lubello Giovanni. Chi è che si arrivò alla partecipazione per il matrimonio di chi? La figlia di Francesco Schiavone, detto Cicciarella, Alfonsina Schiavone. Alfonsina. E ci fu, diciamo, una discussione, una decisione per quanto riguarda chi dovesse partecipare a questa cerimonia? Se ne parlò in un colloquio, il padre disse... io gli espressi il pensiero di andarci anche io. E lui mi disse: non era il caso di farci andare solo la figlia con il marito, oppure solo Gianluca, che lui era contrario a queste cose, non voleva che, perché sapendo che quando si sposa la figlia di un boss a casa di principe c'è sempre la legge fuori alla chiesa oppure nel ristorante, che vanno a fare i filmati, vanno a fare le fotografie per far vedere che Katia Bidognetti ha presenziato al matrimonio della figlia di Schiavone Francesco, detto Cicciarelli. E senta, Nicola Cosentino aveva, che ruoli aveva, che lei sappia, in quel periodo, quando lei mandò quando ci fu questa ambasciata per il militare?
No, no, non so quale ruolo avesse Nicola Cosentino. So che era un politico, però non so che cosa... Era un avvocato, un politico, ma non mi ricordo. Perché lei, per la precisione, quindi politico che cosa intende? Mi scusi, se può essere più precisa? So che stava in un Forza Italia, però mo non mi ricordo. Non si ricorda. Perché l'interrogatorio del 16 aprile 2008, lei riferì questo, Nicola Cosentino è un esponente politico di Casalti Principe e credo sia un onorevole o un senatore. Era nel Forza Italia, però non mi ricordo che cosa era, se senatore o onorevole. Non ricordo quello che ho dichiarato. Okay, quindi conferma il sì. Fatto che non si ricorda, credo che fosse. Sì. Senta, sì. Lei ha parlato del fatto che poi ci sono andati Giovanni Lubello insieme a Cirillo Bernardo. Cirillo Bernardo, che lei sapesse, aveva rapporti diretti con Nicola Cosentino, lo conosceva, non lo conosceva? Non ricordo, so che si conoscevano, però non ricordo che rapporti avessero tutti e due. Sa che si conoscevano, questo è il discorso, oppure l'ha conosciuto in quell'occasione? Sa che ha si detto conoscevano. Che so che si conoscevano, però non so che rapporti. Non sa che rapporti avessero? No. Senta, lei poi ha informato suo marito del fatto che il figlio aveva, diciamo, non aveva più interesse aveva cambiato idea in ordine alla raccomandazione? No, perché noi siamo andati a fare il colloquio e la figlia gli ha detto vicino al padre che era tutto a posto. Poi in secondo momento io ho incontrato la signora Patrizia fuori al colloquio e lei mi disse che il figlio non voleva più partire. Però diciamo il Bidognetti ne era informato perché sicuramente gliel'avrà detto Raffaele Stolder. Perché lei nell'interrogatorio, signora, del 16 aprile 2008, in relazione alla posizione VHS 124420, la registrazione è del, non la rilevo, comunque le leggo la parte, lei ha dichiarato: in questo passaggio si torna a parlare della vicenda della raccomandazione per il figlio di Patrizia e Raffaele Stolder, di cui ho detto sopra. Nel colloquio io diceva a mio marito che il figlio di Patrizia non intendeva più avere quella raccomandazione legata al suo status di soldato per paura della guerra in corso. Io avevo avuto questa informazione direttamente da Patrizia Stolder, che era venuta a casa mia e che ne avevo subito riferito a Giovanni Lubello, che si era occupato della raccomandazione con Nicola Cosentino. Confermo questo che ho dichiarato, perché io non è che ricordo tutti i verbali del dottore. Già, no, l'ho capito. La domanda era se poi ha riferito il fatto che aveva cambiato idea a Bidognetti Francesco, quindi ricorda di averlo fatto, di averlo riferito. Sì, sì, confermo quello che ho dichiarato all'inizio. E quindi, mi scusi, poi fu Giovanni Lubello, quindi poi fu coinvolto un'altra volta per riferire a Nicola Cosentino che non era più necessario? Sì. Le disse... Sì. Scusi, però non si comprende la domanda. Che significa non era più necessario, che cosa? La raccomandazione. E se già c'era stata? Dico visto che non era più necessario il trasferimento, visto che aveva cambiato idea il giornale, lo Stolder, questa è la domanda. Va bene.
Signora, ha capito la domanda? Sì, le ho risposto, le ho detto sì, e ci è andato il Cirillo Bennardo, gli spiego la situazione a Nicola Cosentino. Ho capito. Quindi praticamente ci fu un secondo incontro? Sì, ci andò Cirillo Bennardo. Vogliamo sospendere 5 minuti, così il pubblico ministero... Sì, grazie, Presidente. Proprio 5 minuti d'orologio. Sì. Per... Signora, mi sente? Sì, dottore, mi dica. Sì. Senta, lei ha ricostruito la vicenda, diciamo, nella, in via... la vicenda del soldato, in via... sostanzialmente riassuntiva di tutto quello che è stata la dinamica. Lei mi ha già detto che è stato interrogata visionando anche le intercettazioni ambientali. Si ricorda, la domanda è preliminare, si ricorda quali erano le registrazioni, a quali colloqui lei visionò nello specifico quanto alla questione delle comunicazioni che erano state fatte da Bignonetti Francesco e a Bignonetti Francesco in relazione all'avvicinamento del figlio di Stolder? No, dottore, in questo momento non ricordo, però sono stata, mi hanno fatto vedere dei colloqui dove io parlavo con il Bignonetti Francesco proprio per questa questione del figlio di Stolder. Sì. Senta, volevo, quindi non si ricorda quali sono esattamente i colloqui. Volevo chiederle, dunque, allora diamo atto che è intervenuto l'avvocato Agostino De Caro. Ricorda l'interrogatorio del 16 aprile 2008, se ha preso visione del colloquio dell'8 aprile 2004? Dottore, io ho visionato tantissimi di quei colloqui che adesso in questo momento non ricordo le date, diciamo, e quello che ho visionato, però erano tantissimi di quei colloqui che ho visionato con i magistrati. Sì, senta. Senta, ricorda
Mi scusi, lei mi ha detto di aver portato lei stessa le somme di denaro alla moglie di Stolder. Volevo chiederle, fu l'unica lei a portare somme di denaro o doveva anche portarle qualcun altro del gruppo? Le ho risposto prima, dottore, le ho detto, Bignetti Francesco mi disse di dare alla signora Stolder 1.000 euro, poi non so se sono stati incaricati qualche d'un altro a portare altri soldi alla signora Stolder. Prima di lei doveva portarli qualcun altro? Prima di lei? No, sono stata incaricata solo da Bignetti Francesco, solo io. Perché lei nell'interrogatorio del 16 aprile 2008 ha dichiarato, in questo passaggio mio marito, il passaggio è relativo a un colloquio del 20 maggio 2004, in particolare a questo punto alla Carrino viene sottoposta in visione la videoregistrazione del colloquio tenuto il 20 maggio 2004 presso il carcere di Ascoli Piceno con il detenuto Bignetti Francesco, postazione VHS 13.26.55. Le ha dichiarato, in questo passaggio mio marito mi raccomanda di dire a Guida Luigi di mettersi a disposizione di Stolder Raffaele. In realtà quando per le prime volte mio marito decise di fornire un aiuto agli Stolder doveva proprio essere il Guida a fornire la somma concordata. Tuttavia le cose funzionarono così soltanto per poco ed infatti dopo la discussione sorta con il Guida, che come appena esposto non mi si interessava più di nulla e voleva fare di testa sua, io pagai il mensile alla signora Patrizia prelevando i fondi da quelli a me destinati. Allora, non era che si interessava Luigi Guida a portare i soldi alla signora Stolde. Luigi Guida, allora, ci fu in un periodo che, al clan non entravano più entrate come entravano una volta. Allora, capitava che qualche volta io, di tasca mia, dal mensile del Bidognetti, prendevo i soldi e li davo alla signora Stolde. Quando io mi hanno fatto visionare quel colloquio, io ho detto che si interessava il signor Guida, ma il signor Guida a cacciare i soldi, ma non a portare i soldi alla signora Stolde, perché alla signora Stolde gliel'ho portati solo io i soldi. Quindi praticamente non aveva portato i soldi alla Stolde, cioè doveva farlo ma non l'aveva portato. No, non li avevo portati perché non c'erano i soldi che comunque mi dava Luigi Guida. E allora il Bidognetti mi disse che io non dovevo cacciare nulla di tasca mia, me li doveva dare Luigi Guida per portarli alla signora Stolder. Ho capito. E senta, sempre durante le conversazioni... nelle conversazioni veniva, questa è registrata in ambientale, veniva fatto il nome di Nicola Cosentino o non veniva fatto da Bidognetti Francesco e da voi? No. Non veniva fatto. Che io mi ricorda non è mai stato fatto il nome del Nicola Cosentino. Sì, poi nel momento che lui stava parlando con Giovanni abbia fatto il nome di Nicola Cosentino, mo non ricordo. Comunque a sua memoria non è stato mai fatto. Scusi, come facevate a capirvi del fatto che la persona da cui dovevate andare era Nicola Cosentino? Diciamo che io l'ho capito dopo di che stavano parlando di Nicola Cosentino, perché vi ho spiegato prima che quando Bidognetti Francesco riferisce a Giovanni Lubello, lui si riferisce a Giovanni Lubello del fatto di Nicola Cosentino. Davanti a me, diciamo, quando io ero presente, non avevo capito che stavano parlando di Nicola Cosentino. A me l'ha detto Giovanni Lubello in macchina, quando siamo saliti in macchina. Quindi gliel'ha detto dopo che si stava riferendo a Nicola Cosentino? Sì. Questo nel primo, diciamo, uno dei primi colloqui? Sì, il primo proprio colloquio che Bidognetti Francesco gli dice sto fatto del figlio di Stolde. A me lo riferisce Giovanni Lubello nella macchina che si dovevano riferire al Nicola Cosentino. Quindi Giovanni Lubello aveva capito quello che intendeva Francesco Bidognetti? Sì. E senta, quindi poi successivi colloqui, tutti quanti, lei comprendeva che la persona che non faceva il nome era Nicola Cosentino?
No, perché solo in quel frangente che loro parlavano diciamo del figlio di Stoldel per Nicola Cosentino, perché poi gli altri colloqui che noi abbiamo fatto, io personalmente non ho mai parlato di Nicola Cosentino nei colloqui. Sì, ho capito che non avevi fatto il nome di Nicola Cosentino, ma avete riparlato della questione della vicenda del militare negli altri colloqui? Sì, sì, però del nome di Nicola Cosentino non è mai uscito. Sì, ho compreso. Quindi sono più colloqui in cui parlate della vicenda, della questione. Sì, perché comunque Bidognetti Francesco voleva sapere se noi, se Giovanni Lubello e Bernardo Cirillo si erano impegnati su questa situazione, se Nicola Cosentino si era interessato a questa situazione. Ho capito. Quindi praticamente tutte le comunicazioni poi erano riportate a Francesco Bidognetti. Sì, le abbiamo portate sia io che la finta Katia, quando andavamo ai colloqui. Lei mi ha detto che non ricordo ovviamente quali sono questi colloqui, le date. No, dottore... Io ho visionato tutte le colloqui, però io in questo momento non vi so dire qual è stata il periodo e le registrazioni che hanno fatto nei colloqui. Allora senta, dunque, che erano tantissimi i colloqui che mi hanno fatto visionare. Ho capito. Quelli sul tema del soldato neanche riesce a ricordarli, ovviamente. Sul tema del soldato? Il tema, diciamo, i colloqui registrati che sono stati da lei visionati in tema della questione del cosiddetto soldato Stolder, sono stati più d'uno, mi ha detto, e neanche questi riesce a ricordare in quali date siano stati a lei visionati e quali erano questi colloqui. No, perché diciamo che me li hanno fatto vedere, io li ho visti, però non ricordo le date, dottore. Allora, senta, visto che non ricordo le date, il verbale del 16 aprile 2008 viene dato atto a questo punto alla Carrino, viene sottoposta in visione la videoregistrazione del colloquio tenuto l'8 aprile 2004 presso il carcere di Ascoli Piceno con il detenuto Bidognetti Francesco. Avuta lettura del brano in questione, la Carrino dichiara: in questo passaggio stiamo parlando del fatto che un figlio di Patrizia Stolder, che in quel periodo stava prestando il servizio militare, ha bisogno di un trasferimento o di qualche altro favore. Quindi uno dei primi è l'8 aprile 2004. Confermo. 2008? Verbale del 16 aprile 2008, la registrazione dell'8 aprile 2004. E senta, lo stesso verbale si dà atto. A questo punto la Carrino viene sottoposta in visione alla videoregistrazione del colloquio tenuto il 20 maggio 2004 presso il carcere di Ascoli Piceno con il detenuto Bidognetti Francesco. Alla posizione VHS 13.26.55 lei dichiara: in questo passaggio mio marito mi raccomanda di dire a Guida Luigi di mettere a disposizione Stolder e Raffaele. Nella seconda appunto, poi c'è una lunga parte che è già parzialmente contestato, poi c'è la parte di riferimento. Nella seconda parte del brano ascoltato mio marito chiede notizie ancora una volta del fatto del soldato. Mia figlia Katia risponde che è tutto sistemato. La data, ovviamente, la data della fonoregistrazione. Pubblico Ministero, effettivamente, forse... È necessario ancorare ovviamente il fatto dichiarativo rispetto alla registrazione e al colloquio. È un dato che si incorpora e fa parte... Sì, ma sono dichiarazioni rese in una particolare condizione, cioè con la visione e l'ascolto della videoregistrazione. Ora per far entrare nel dibattimento... queste circostanze bisognerebbe fare la stessa cosa. Presidente, ma poi sarà anticipo che noi chiederemo che il Collegio voglia acquisire le videoriprese dei colloqui, quindi avremo il dato documentale della data in cui viene effettuato il colloquio tra Bidognetti Francesco e i suoi familiari. Presidente, parliamo di due cose diverse. La richiesta è stata sta già in corso di trascrizione la registrazione, quindi parliamo di una cosa.
quello che sto rappresentando, la necessità di contestare la data dei verbali in relazione alla dichiarazione e la data dei colloqui della Carrino, esattamente, che è un dato che ovviamente rispetto alla dichiarazione non può essere, diciamo, correlata se non direttamente con un aggancio che può essere fatto sia con riferimento alla contestazione. Sì, vabbè, ma non c'è bisogno di leggere tutto. Spiego, perché quello è... Stavo semplicemente leggendo la prima riga per agganciare, non era intenzione di fare la contestazione di tutto il brano, ovviamente, era solo per collegarlo che in quella data ha parlato di questo evento. Va bene, prego. Allora, nella seconda, quindi, per il colloquio ottenuto il 20 maggio 2004, nella seconda parte del brano ascoltato, mio marito chiede notizie ancora una volta del fatto del soldato, e poi eccetera parla ancora. Ricorda che questa è la data, una delle date in cui si è riferito al fatto del soldato nel corso della registrazione che lei ha ascoltato, preso visione e sul quale ha reso dichiarazioni? Sì, perché loro mi hanno fatto vedere i colloqui e io ho dovuto dichiarare quello che stavo dicendo nei colloqui. Mm-hmm. Non ho capito. Senta... Senta, ricorda di aver svolto un riconoscimento di alcune delle persone della famiglia Stolder? Sì. Fotografico? Sì, fotografico. Ricorda di aver riconosciuto, ricorda la data e chi ha riconosciuto? Ricorda la data e chi ha riconosciuto, la data di questo riconoscimento e chi ha riconosciuto? È una domanda difficile se lo ricorda, signor. No, la data che diciamo che ho riconosciuto questa persona non la ricordo, però ho riconosciuto la persona che mi hanno fatto vedere. Sì, e la moglie di Stolder l'ha riconosciuta? Sì, sì, sì. Ricorda il nome da nubile? Patrizia è il nome di battesimo, ricorda il cognome? No. Il verbale del 22 aprile 2008, lei ha dichiarato nella foto numero 1: riconosco Patrizia, moglie di Stolder Raffaele, di cui abbiamo più volte parlato nel corso degli interrogatori. L'ufficio dà atto che si tratta numero 1 è Ferriero Patrizia, nata a Napoli il 6-8-60. Ricorda che si chiama Ferriero, se lo ricorda? No, non ricordo, perché ho detto che si chiamava Patrizia, è riconosciuto nella foto e loro mi hanno detto che si chiamava così, però non... Ricorda che ha riconosciuto un fratello di Raffaele Stolder? Sì, è uno grasso. Chi era questo, come si ricorda il nome? Il battesimo? Se non sbaglio, Giuseppe, se non sbaglio... Sempre sullo stesso verbale le ha dichiarato per una contestazione. Nella foto numero 2 riconosco Ciro Stolder, fratello di Raffaele Stolder. Ciro, sì, sì. Sì, e dove l'ha vista questa persona? Al colloquio con Patrizia. Lei ha riconosciuto anche un figlio di Raffaele Stolder, quello che ha detto di aver conosciuto nel colloquio? Sì. Ricorda il nome? No, vi ho detto, lei mi ha detto questo è mio figlio, però non so a chi, come si chiamava questo allora, ragazzo. Sempre per lo stesso verbale, nella foto numero 5 riconosco il figlio di Raffaele Stolder, che ho visto nel corso di un colloquio in Ascolo Piceno, non conosco le generalità, si dà atto alla foto numero 5 che è Stolder Roberto, nato a Napoli il 23-12-82. Signora, sapeva quanti figli avesse lo Stolder? Più di uno? Se non sbaglio, due maschi e una femmina, se non sbaglio. Ho capito, quindi più figli.
Senta, lei mi ha detto che Katia Bidognetti nel 2004 era fidanzata o era già sposata con Lubello Giovanni? 2004, lei si è sposata a luglio del 2004, no, era fidanzata con Lubello Giovanni. Era fidanzata, quindi nel 2004 si sposò a luglio, a sua memoria? Sì, sì. E senta, e andava con Katia ai colloqui? Lubello Giovanni? Sì. No, veniva sempre con noi, Pasqua e Natale, a fare colloqui con Bidognetti Francesco. Quindi tutti insieme andavate? Sì. E senta, signora, ma... Senta, ricorda, lei mi ha detto che non corresse, diciamo che Lubello Giovanni le aveva dato delle, le aveva detto che non correva buon sangue con Nicola Cosentino. Volevo comprendere, ricorda cosa disse quando riferì di essere andato da Nicola Cosentino e Lubello Giovanni, esattamente parole testuali, cosa disse? Disse che si metteva a disposizione, che non ci dovevamo preoccupare, che diciamo questa situazione l'avrebbe vista lui. Ma disse com'è, le ragioni per le quali aveva vinto le sue resistenze, laddove avesse resistenze. Parole testuali. No, disse, Giovanni mi disse solo resistenza a andare da Nicola Cosentino. No, disse solo che Nicola Cosentino aveva detto non ti preoccupare, che questa pratica, questa situazione se l'avrebbe vista lui personalmente. Sì, allora disse che di non preoccuparsi, volevo chiederle, quando poi le parlò del fatto di essere andato al Cosentino, le disse qualcosa su qualcosa in particolare di specifico? No, che io ricordo in questo momento no, non mi disse niente di specifico. Sempre lo stesso il verbale del 16 aprile 2008, lei ha dichiarato per aiutarla nel ricordo. Allora, leggo l'intero periodo. Mi si chiede come potessero il Lubello e il Cirillo avere accesso presso il Cosentino. Rispondo che la famiglia del Lubello era in rapporto di conoscenza con il Cosentino, che in particolare è certamente in buoni rapporti con un defunto zio del Lubello, Ugo Coronella, geometra. Mi risulta peraltro che dopo la morte del Coronella non corresse buon sangue tra il Lubello e il Cosentino. Infatti il Lubello, commentando quella sera l'incontro avuto con il Cosentino, disse una frase del tipo: «Deve ringraziare mio suocero, perché altrimenti la mia faccia non l'avrebbe vista né ora né mai». Non conosco i motivi per i quali tra Lubello e Cosentino non corresse buon sangue. Sì, ma corrispondendo diciamo al Nicola Cosentino e al Lubello, che non c'erano buoni rapporti, ma altrimenti, ho detto, Lubello non voleva proprio andarci da Nicola Cosentino. E questo l'ho compreso, quindi praticamente... Però essendo che era stato autorizzato dal Bidognetti Francesco, ci ho dovuto andare per forza. Quindi conferma queste dichiarazioni su quello che le disse Lubello Giovanni? Sì, dichiaro tutto, sì, confermo. Senta, quando in un'occasione di uno dei colloqui, lei presente, cosa disse... Katia al Bidognetti per quanto riguardava l'esito del colloquio, se lo ricorda? Katia, tua figlia Katia. Il marito gli aveva detto tutto a posto. Tutto a posto. E senta, e ricorda Katia che cosa disse a Bidognetti, se disse le stesse cose che ha detto a lei o disse cose diverse di quelle che ha detto a lei, il Lubello? Eh,
Non ricordo che cosa ho dichiarato quella volta nei verbali, però io ricordo che, a parte che Lubello, quello che aveva riferito a me, l'aveva detto anche a Paccati a Bidognetti, ma non ricordo se aveva riferito qualche altra cosa in più. Quindi praticamente l'aveva detto sia a lei che a Katia Bidognetti. La domanda che le ho fatto è se poi Katia Bidognetti ha detto quello che Lubello aveva detto a lei, a suo marito, oppure ha detto una cosa parzialmente diversa. No, io ricordo che nel colloquio mia figlia disse vicino al padre che il marito gli aveva detto che tutto a posto, quel fatto del figlio di Stolde. Allora, è più precisa lo stesso verbale, vedendo il colloquio del 20 maggio 2004, la posizione VHS 13.26.55, lei ha dichiarato, allora, leggo necessariamente tutta la parte, nella seconda parte del brano ascoltato, mio marito chiede notizie ancora una volta del fatto del soldato, mia figlia Katia gli risponde che è tutto sistemato, che il ragazzo è stato trasferito o che sarà trasferito a breve a Napoli. Mio marito chiede conferma se abbiano parlato con la persona che lui aveva indicato ed ottiene risposta positiva da Katia, la quale nella circostanza precisa che con il soggetto indicato ci aveva parlato Giovanni da solo, dopo che per molte volte, presentandosi a casa di questi insieme a Cillo Bernardo, si era sentito dire che in casa non c'era nessuno. Katia precisa che l'incontro era avvenuto una domenica. In realtà io so bene che all'incontro di cui io sono a conoscenza partecipavano Lubello, Giovanni e Cillo Bernardo. Mia figlia racconta questa bugia al padre solo per accreditare ulteriormente il marito ed esaltarne i meriti. Mi confermo perché adesso ricordo bene, perché a me Giovanni mi disse una cosa, poi io nel colloqui ho sentito quest'altra cosa. Quando loro mi hanno fatto sentire dalla registrazione, allora io comunque ho collegato il colloquio, perché io comunque, sa, tanti di quei colloqui che si fanno con i detenuti tu non riesci a ricordarti tutti i colloqui. E comunque veramente riferì al padre, perché la figlia, per far vantare che il marito si era impegnato su questa cosa, gli disse queste cose. Mm-hmm. Ho capito. Lei non intervenì in quell'occasione per correggere l'informazione? No. No. Senta, quando parlavate del tuo cugino nel colloquio, vi riferivate a chi in particolare? O a Bernardo Cirillo o a Cirillo Alessandro, di questi due. In relazione al fatto del soldato, chi era il cugino a cui si riferiva, se lo ricorda? Cirillo Bernardo. E intanto approfitto per un chiarimento, se le parti consentono, mentre il pubblico ministero
Signora, mi sente? Mi dica, signor Presidente. Senti, lei ha detto che si ricorda queste due occasioni in cui Nicola Cosentino incontrò suo marito a casa vostra. Lei era presente? Sì, perché quando è entrato Nicola Cosentino ha salutato anche a me. Vi siete stretti la mano? No, buongiorno, buongiorno. Ma lei lo conosceva? Sì, sì, lo conoscevo. Di vista o di persona? Diciamo sia di vista e sia di persona, perché un fratello, a parte che io andavo a rifornirmi di gas dal fratello Giovanni, loro hanno una cosa industriale del gas e io mi andavo a rifornire là. Prendevamo il gas, diciamo, per i termosifoni, eppure ci rifornivamo là. E la sorella di Nicola, diciamo la cognata di Nicola Cosentino, sarebbe la sorella di Giuseppe Russo, detto Patrina, Mirella. Sì. E lei poi chiedeva a suo marito o, diciamo, non chiedeva delle cose che faceva, quindi di questi incontri in particolare? Se ricorda di aver chiesto? No. No, non gliel'ho mai chiesto, perché vi ho detto è stata l'occasione che Bidognetti Francesco era uscito dopo 6 anni dal carcere. Lei non ha chiesto e suo marito non le ha detto nulla di questi incontri? No, io non gliel'ho mai chiesto, a parte no, che... No, lei non gliel'ha chiesto, non suo è... marito non le ha detto di sua spontanea, diciamo, iniziativa, nulla di questi incontri che aveva avuto? No, perché il Bidognetti Francesco, quando, ad esempio, pure se veniva qualcuno a trovarlo, non è che mi diceva vicino a me, mi è venuto a trovare... tale persona per questo motivo. Era no, una vabbè, qua avrebbe dovuto dire è venuto così per salutare, oppure è venuto per un motivo particolare, perché lei l'aveva visto. No, io l'ho visto solo che è entrato, è venuto ho capito. A salutare, va bene, a salutare. Va bene, grazie signora. Prego, pubblico ministero, vuole proseguire? Scusi signora, io non ricordo cosa abbia risposto, quindi forse vi faccio la domanda un'altra volta, Cielo Bernardo, che lei sappia, conosceva Nicola Cosentino? Le ho risposto già prima, si conoscevano, ma non so per quale motivo si conoscessero queste persone. Si conosceva già, non sa il motivo quindi? No. Era una conoscenza, diciamo, superficiale, se lo sa, una buona conoscenza per quello che lei ricorda? No, perché vi ho detto, io, come stavo dicendo prima, siamo tutti di Casale, ci conosciamo tutti quanti, però non so i rapporti che hanno le persone poi a Casal di Principe. Sì, perché solo per comprendere, intorno al 29 aprile 2008, lei ha dichiarato quindi una contestazione per specificazione. Allora, non so dare informazioni più specifiche, dunque, ricordo che Lubello Giovanni non aveva piacere a recarsi a Cosentino ed è per questo che si fece accompagnare da Cirillo Bernardo, che conosceva bene il parlamentare. La considerazione è conoscere bene, ovviamente l'accompagnamento, la ragione per la quale fu accompagnato Giovanni. Si conoscevano bene, ma io non intendevo si conoscevano bene perché avrebbero fatto qualcosa insieme oppure si interessavano di qualcosa. Si conoscevano bene perché comunque... Giovanni Lubello, sapendo che stavano in contrasti con i Cosentini, logicamente si era portato a Bernardo Cirillo, perché comunque lui teneva rapporti, si incontravano a Casale, erano di Casale, tenevano rapporti buoni, diciamo, queste persone. Ho capito, quindi era comunque migliore di Giovanni Lubello, se ho capito bene. Sì, perché vi ho detto, i contrasti, c'erano contrasti fra la famiglia Coronella di Giovanni e quella di Cosentino. Senta, ma com'è che Lubello partecipava, faceva parte della famiglia Coronella?
Perché la famiglia di Lubello Giovanni, la mamma di Lubello Giovanni fa coronella. Va bene, grazie. Prego. Chiedo alle parti se vi è l'accordo acquisitivo per verbali delle dichiarazioni rese da Carrino Anna innanzi alla terza sezione della Corte d'Assise di Santa Maria Capometre, processo per l'omicidio di Michele Orsi, udienza del 15 marzo 2010, 19 aprile 2010 e le dichiarazioni rese nel processo innanzi al Tribunale di Santa Maria Capovetere, seconda sezione collegiale, nell'udienza del 18-10-2010, nel processo a carico di Bidonetti Francesco più altri. Sono dichiarazioni di conferma delle dichiarazioni precedenti con una piccola integrazione. Si tratta di verbali resi nell'ambito di un altro processo, verbali dibattimentali, posti in visione alla difesa. Chiedo se esprimano il consenso all'acquisizione, ovviamente limitatamente alle dichiarazioni rese da Carrino Anna in questi processi. Presidente, c'è il consenso, però la difesa di Cosentino chiede espressamente, perché ha avuto la possibilità di esaminare i verbali, che la produzione sotto il profilo proprio cartolare venga limitata esclusivamente alle dichiarazioni rese dalla Carrino, perché nel primo verbale c'è la dichiarazione di un altro teste, in relazione alla quale ovviamente non c'è consenso, ma non c'è neanche la intenzione a che il collegio ne entri nella disponibilità in queste forme. Sì, ovviamente è limitato alla Carrino questo. Farà un estratto il pubblico ministero. La Sorozzera solo, avvocato, per capirci. Sì. Allora vediamo se riesco materialmente a provare a eseguire questo. Non è facile. Pubblico ministero, ma lei ha completato? Sì, con questo accordo ho completato. Ha completato, bene, possiamo passare la parola alla difesa allora? Sì. Signora, buongiorno, sono l'avvocato Montone per il verbale. Qualche domanda ancora di chiarimento sui suoi rapporti intanto con la signora Patrizia Stolder. Quando la signora Stolder si incontrava con lei in occasione, lei ha riferito, no? Vi vedevate a Capodimonte per la consegna del denaro, le ha mai fatto una richiesta specifica di interessamento a favore del figlio militare? No, specificamente vicino a me no, perché diciamo... Io l'ho saputo tramite il colloquio di Bidognetti Francesco che ci dovevamo interessare di questa cosa. Grazie. Signora, un'altra precisazione. Indipendentemente adesso dalla collocazione nel tempo, se 2003, 2004, 2005, non mi interessa questo. Volevo chiederle se lei riesce a fare uno sforzo di memoria, in quale arco temporale si svolgono i colloqui presso la struttura carceraria nei quali si parlò del fatto del soldato. Cioè, in quanti colloqui voi avete parlato di questa vicenda? In due, in tre, in quattro, in cinque? Allora, metti caso che noi facevamo i colloqui una volta al mese. E comunque si è parlato di tre o quattro colloqui che io ricordo in questo momento. Così, prospettivamente, però non è che non riesco a collegare quante volte abbiamo parlato di queste cose, perché poi gli anni passano, è chiaro, avvocato. Mi rendo perfettamente conto. Senta, qualche domanda sempre preliminare sui verbali. Lei ha riferito oggi che sostanzialmente subito dopo
il primo colloquio nel quale si parlò del fatto del soldato, chiamiamolo così convenzionalmente, lei, tornando dal colloquio in macchina, seppe da Lubello che si sarebbe dovuto andare a diciamo che sarebbe dovuto andare a proporre questa raccomandazione al Cosentino. Lei conferma questo dato? Sì, confermo. Perché, signora, in occasione delle dichiarazioni che lei ha reso il 16 aprile 2008, lei fa una ricostruzione diversa, cioè lei riferisce di aver appreso tutto il dato, inclusa la vicenda, inclusa l'identità del soggetto al quale si doveva fare la raccomandazione, quando il Lubello si ritirò a casa con un certo ritardo e raccontò che insieme a Cirillo Bernardo erano stati da Nicola Cosentino. Quindi addirittura a distanza di giorni dal colloquio. Presidente, mi scusi, soltanto per necessità, è una contestazione in cui è stato riportato sinteticamente, quasi fedelmente, sì, sì. Mi sentite, se può essere fatta, diciamo, no, io integrale, prima, nel senso che no, io francamente prima propongo, ritengo, Presidente, dal punto di vista metodologico, che il meccanismo delle contestazioni presuppone una domanda, non solo presuppone una domanda, ma sia, per come siamo abituati a farlo noi, sviante. Credo che la contestazione vada fatta prima sul tema, guarda, hai detto una cosa leggermente diversa, poi venga effettuata la lettura, perché altrimenti si trasforma la testimonianza sulla testimonianza dal fatto alla testimonianza sull'atto compiuto in fase di indagini. Quindi è un problema metodologico, credo di rendere un servizio al collegio nel proporre le domande in questa maniera. Quindi vediamo un attimo la signora che cosa dice, poi procederò alla contestazione in forma letterale. Mi oppongo, Presidente, siccome è una contestazione deve essere per forza di cose letterale, può apparire la pubblica accusa. Vabbè, ma no, diciamo questo. Apparire la pubblica accusa deve essere letterale, nel senso che ovviamente può anche essere, diciamo, un brano più ristretto rispetto all'intento verbale, ovviamente. Allora, contestazione letterale. Rispondo di aver saputo dallo stesso Giovanni Lubello, che una sera si era ritirato a casa con un certo ritardo, che insieme a Cirillo Bernardo era stato a casa di Nicola Cosentino, detto Americano, al quale avevano chiesto di intervenire per risolvere la vicenda in questione. Le ho letto questo brano anche perché lei, nel corso dei suoi interrogatori sulla vicenda del soldato, non ha mai fatto riferimento al colloquio intercorso con Lubello in auto venendo via dal colloquio a carcere, e quindi questo, come dire, ci crea un attimo di perplessità. Le facciamo queste contestazioni in aiuto alla memoria proprio per metterle in condizione di rammentare con maggior dettaglio e precisione quanto accaduto. Senta, avvocato, io ho quello che ho dichiarato, confermo, però io in questo momento vi so solo dire che il Lubello faceva il colloquio con il Bidognetti, io stavo di spalle. Non è che ho capito tutto il procedimento. Poi, dopo, quando siamo usciti in macchina, lui spiegava sta cosa. Vabbè, quindi lei conferma che usciti dalla macchina lui spiegò questa cosa. Quindi la dichiarazione resa il 16 aprile 2008 non è corretta, nel senso che lei il 16 aprile 2008 ha riferito di aver appreso del fatto del soldato quando Giovanni Lubello si ritirò una sera a casa più tardi e le raccontò che insieme a Cirillo Bernardo erano stati. Quindi rimane, diciamo, oggi ha riferito una cosa differente. E c'è sta verbale. Va bene. Senta, questo è funzionale soltanto a una contestazione letterale. Lei conosce, per cui il collegio mi passerà l'ottava domanda sul punto, la natura dei rapporti tra Cosentino e Cirillo Bernardo? No, non so quali rapporti abbiano, allora, tutti e due. Per un aiuto alla memoria, così se lei conferma questa espressione siamo più tranquilli tutti sul punto e anche il pubblico ministero eviterà di tornarci. Non conosco la natura di tali rapporti, ma credo fossero nell'ambito dei consueti rapporti di conoscenza tra compaesani di un piccolo centro come Casale di Principe. Avvocato, soltanto se dice il verbale. Sì, sempre 16 aprile 2008.
Sì, quello che ho confermato prima confermo pure adesso è quello che ho dichiarato. Io so che comunque si conoscono a Casale, però non so i rapporti che abbiano Cirillo Bennardo con l'onorevole Cosentino. È chiaro. Signora, una altra domanda. Lei ricorda se il ricorso al Cosentino fosse stato suggerito da Bidognetti Francesco o se invece fosse frutto di un'iniziativa di Giovanni Lubello? No, 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 era una cosa che è stata detta nel colloquio. Perdoni, Bidognetti è stata Francesco detta nel colloquio riferisco. Perché lei l'ha ascoltata? No, perché diciamo che non poteva essere una cosa perché stava parlando del figlio di Stolder nel colloquio. E quindi lei ha ascoltato l'indicazione Cosentino provenire da Bidognetti, Francesco? No, allora, no, si stava riposto. Parlando del No, 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 proprio l'indicazione come il nominativo della persona alla quale bisognava rivolgersi. Lei l'ha ascoltato da Bidognetti? No, non ha fatto il nome di Cosentino. Non ha fatto il nome di Cosentino, non ho compreso. No, non l'ha fatto il nome di Cosentino vicino a me, poiché abbia parlato vicino a Giovanni gli ha fatto capire il nome. Okay. Io non lo so perché io comunque stavo dietro Giovanni, però essendo che era un colloquio che ci stava un casino di bambini, che portavamo quindi i bambini, non ho sentito di chi stavano parlando. Quindi, signora, però dopo, successivamente, Giovanni me l'ha detto che dovevano andare da Cosentino. Quindi il fatto che Cosentino fosse la persona alla quale rivolgersi entra nella sua conoscenza per effetto del racconto che le fa Lubello, ma lei non lo ha mai sentito. No, io vi ho detto, io stavo a colloquio davanti a loro, però io non è che non l'ha mai faccio sentito. Riferimento. Non l'ho mai sentito il nome di Cosentino. Però lei sa che invece è venuto da Bidognetti, perché questo ha riferito. Le contesto che il 16 aprile 2008 il verbale è sempre lo stesso. ADR mi si chiede se il ricorso al Cosentino fosse stato suggerito da mio marito o se invece fosse solamente frutto di un'iniziativa di Giovanni Lubello. Rispondo che non lo so. Questa è la dichiarazione che lei rende il 16 aprile 2008, quindi forse... Sì, perché io comunque stavo nel colloquio, stavo di spalle a Giovanni, non so di chi capito. Stavano parlando tutti e due. E quindi non lo sa, è corretto. Lei non ha mai sentito Bidognetti parlare... No, non lo so a chi stavano riferendo. Lei non ha mai udito, mai percepito nel corso del colloquio presso il carcere fare il nome dell'onorevole Cosentino. È giusto o è sbagliato? No, no, è giusto, è io giusto, non ho mai dichiarato che stavano parlando di Nicola Cosentino, Va bene. Oh, lei ha anche riferito che poi ci sarebbe stato un secondo incontro quando il soldato Stolder cambia idea, ci sarebbe stato un secondo incontro, lei ne ha riferito qui stamattina, dice andò Cirillo Bennardo sostanzialmente per revocare la raccomandazione, è corretto? Sì. Come lo sa? Non ne ha mai parlato prima, Bennardo. Per questo dico, non ne ha mai parlato prima, come lo sa? No, perché, allora, come ho detto prima, a me certe domande non è che me le hanno fatte specificamente. No, no, voglio sapere... Loro mi hanno fatto... Non ne ha parlato prima, io desumo da un verbale che ne abbia parlato in corso di interrogatorio, però interpretazione, se può essere... No, no, voglio sapere un attimo dalla signora, come sa che Bernardo Cirillo andò per dire che Stolder aveva cambiato idea? Chi gliel'ha detto? Se era presente? Magari c'è andata anche lei da Cosentino, andavano tutti da Cosentino. No, il Cirillo Bernardo venne a casa e mi disse questa cosa... Ah, ho capito, quindi fu Cirillo Bernardo che le disse questa cosa. Senta, nel verbale del 16 aprile, sempre lo stesso verbale, le dà una ricostruzione differente e dice io avevo avuto, leggo tutto il passaggio, no? In questo passaggio siamo a posizione VHS 12.44.20, quindi lei
come dire, visiona i colloqui e li commenta. In questo passaggio si torna a parlare della vicenda della raccomandazione per il figlio di Patrizia e Raffaele Stolder, di cui ho detto sopra. Nel colloquio io dicevo a mio marito che il figlio di Patrizia non intendeva più avere quella raccomandazione legato al suo status di soldato per paura della guerra in corso. Io avevo avuto questa informazione direttamente da Patrizia Stolder, che era venuta a casa mia, e ne avevo subito riferito a Giovanni Lubello, che si era occupato della raccomandazione, con Nicola Cosentino. Giovanni mi disse che sarebbe vista lui. Dopodiché lei, di ciò che fa Giovanni Lubello, ciò che oggi dice abbia fatto Cirillo Bernardo, non riferisce più agli interroganti nella fase delle indagini preliminari. Quindi volevo sapere se ne parlò con Giovanni Lubello, se fu Cirillo Bernardo a riferirle che era stato lì. Allora, se di conferma tutta la che Giovanni Lubello disse che se la sarebbe vista lui. Allora, di tutta la situazione se ne è vista Lubello Giovanni con il Cirillo Bernardo, che poi a me mi dicevano una cosa e poi ne facevano un'altra. Io non è che stavo appresso a Lubello Giovanni, perché poi Lubello Giovanni, per farsi grosso davanti a Bidognetti Francesco, poteva dire tantissime di quelle cose. È chiaro, ma questo è il problema delle dichiarazioni, quelle che noi chiamiamo tecnicamente del relato, è proprio questo: nessuno può essere sicuro della veridicità delle dichiarazioni. Signora, qualche altra domanda? Le capitava di transitare con la macchina davanti casa di Nicola Cosentino? Vedeva gruppi di persone che erano lì davanti? Era un politico di riferimento della zona, in particolare medici, avvocati che stazionavano davanti casa di Nicola Cosentino? Sì, tutte le mattine c'erano persone fuori casa di l'onorevole Cosentino. Ed erano tutte persone che facevano imbasciate per conto di Bidognetti, o erano anche professionisti, uomini politici, uomini delle istituzioni? No, erano persone, diciamo, medici, avvocati, imprenditori, non è che stavano gli affiliati dei Bidognetti lì fuori. Signora, dal verbale del 29 aprile 2008, torniamo ancora sul dato relativo a quando e come lei ha avuto conoscenza che la persona presso cui si dovesse richiedere la raccomandazione era Cosentino. Questo è il verbale, la trascrizione integrale, il trascrittivo del 29 aprile 2008. Presidente, mi scusi, non dispongo del trascrittivo di questo interrogatorio, desumo che sia stato acquisito da un altro fascicolo. Da un altro, sì, è acquisito da un altro fascicolo. Allora, avvocato, però cortesemente mi dovrebbe dare la trascrizione, perché non è depositata in questo processo. Certo, io rimango sempre, non ho nessun problema, rimango sempre della mia solita, indicazione che trattandosi di banca dati dell'ufficio, tutte le dichiarazioni sono sempre nella disponibilità del pubblico ministero. La difficoltà è della difesa, che deve subire la parcellizzazione dei depositi. In ogni caso, ma il pubblico ministero si oppone. Glielo metterò tranquillamente. È presente, non avendo, ma si oppone alla è molto semplice, non avendo avuto modo di leggere mai la trascrizione. Si riserva.
la trascrizione. Ovviamente altre... non ho idea, ovviamente. Ma lei potrà completare l'esame. Sì, però ho bisogno necessariamente. Sì, va bene, abbiamo compreso questo profilo. E non posso neppure controllare, ovviamente, la fedeltà della contestazione. Beh, questo si deve fidare della mia parola. No, ma mi fido, avvocato, non è questione, ma proprio come sa bene, per esempio, già prima ho fatto una contestazione tagliando un piccolo parte. No, ma nel detto senso che è non fisiologico leggevo. Che ci sia anche un una piccola, diciamo, ritaglio di alcune dichiarazioni. Però lei se ne potrà accorgere dopo. Allora, non ho detto niente, però dico comunque. Ci sarà, ho necessità per forza di leggere tutto attentamente. Convocherò, come dire, come arbitro il collegio che è il nostro arbitro in questo momento. Presidente, anche a controllare e a verificare la correttezza. Ma avete voi tutti gli atti? Facciamo un arbitraggio alla cieca, diciamo. Ecco, foglio 61, rileggo l'intera parte, il pubblico ministero, le domande che rendi. Allora, il pubblico ministero mi spiega esattamente come è andata la questione del militare? Lei, durante un colloquio mio marito mi riferì che il figlio di Stolder doveva andare a fare il soldato. Il pubblico ministero, dove doveva andare? In quale zona? Lei, non si sapeva la zona. Mio marito allora, tramite Giovanni Lubello, disse di... stavano parlando tra di loro. Io non sapevo con chi dovesse parlare Giovanni Lubello. Una sera Giovanni Lubello tornò tardi a casa e gli disse, e io gli dissi, Giovanni, ma che cavolo, tutto questo tempo per venire al negozio? Al che lui mi spiegò, no, io veramente sono andato a parlare con Cosentino americano. Quindi, come dire, da questa narrazione forse più fedele rispetto al riassuntivo, io comprendo che lei non conoscesse... Però non comprendo se c'è stata se questa è una contestazione, diciamo, a rinforzo di quella precedente. È una contestazione... Oppure se è una nuova contestazione, perché francamente non... È a rinforzo di quella precedente, perché il trascrittivo, bene, per certi versi, è ancora più intenso nel sostenere la mia perplessità rispetto alla conversazione avvenuta in macchina. Va bene, allora, sentiamola, signore, se deve dire qualcosa. Su questo tema, solo per questionare ovviamente sul tema, posto che ora chiaramente era una intestazione a rinforzo perché non vi era alcuna domanda precedente, poiché ha già dato una risposta precedente alla contestazione del riassuntivo che è praticamente uguale a quello trascrittivo, mi sembra inutile, cioè, proprio che sia proprio uguale, non credo, perché sennò che lo fanno a fare. Non è identico, ma è sostanzialmente pienamente sovrapponibile. Richiedo che non ci sia una nuova domanda perché ha già risposto, non credo che la contestazione a rinforzo legittimi una seconda domanda rispetto a una cosa su quale c'è stata la contestazione e già si è esaurita. La spiegazione della Carrino, sennò potremmo andare con questo criterio. Può darsi pure che la Carrino vuole dire una cosa spontaneamente dopo aver sentito una contestazione, perché poi il termine contestazione del codice qualche significato pure ce l'ha sotto questo profilo, nel senso che chi viene davanti alla giustizia a rendere delle dichiarazioni magari ha pure un interesse personale, come dire che la sua parola sia ben intesa e sia chiara e sia ritenuta attendibile, no? Presidente, dici da lei, non è esaurita la contestazione. Abbiamo detto, se la signora ritiene, può farla dire... La questione è stata incartata va bene. Nella duplice forma. Nella duplice forma, va bene, andiamo avanti. Signora, le chiedo scusa, in relazione ai rapporti tra Bidognetti e Cosentino, a me interessa questo dato che... come dire, ci sorprende tutti, procura inclusa, di questi due incontri che si sarebbero svolti negli anni 87-88 a casa di Bidognetti Francesco con l'onorevole Cosentino e ai quali lei sarebbe stata presente, non agli incontri, ma avrebbe aperto la porta, avrebbe risposto al presidente, visto che appunto questo dato non è emerso. Non le sono mai state fatte domande sui rapporti tra Francesco Bidognetti e Nicola Cosentino? No, che loro mi dissero solo negli interrogatori che non mi hanno mai fatto specificamente la domanda
si è incontrato Bidognetti Francesco con Nicola Cosentino, io no. Perciò non ho detto questa cosa, ma altrimenti l'avrei dichiarato 5 anni fa questa cosa. La domanda se suo marito lo conosceva personalmente le è mai stata fatta? Se non sbaglio sì. Se non sbaglio sì, ed è vero, perché l'è stata fatta sempre il 29 aprile del 2008. Lei ricorda di avere riferito, quando lei dice sì, mio marito lo conosce, le ragioni della conoscenza? Lei sa perché suo marito conosce Cosentino? Presidente, mi scusi, devo necessariamente intervenire o per sospendere, fermi un attimo, o per sospendere, diciamo, la domanda o per richiedere che ci sia una rappresentazione della trascrizione non riassuntiva, nel senso che lei ha fatto riferimento palesemente, io ho capito così quantomeno, ad una parte verbale trascrittivo portata per in estrema sintesi rispetto al verbale. Qui mi trovo senza trascrizione. Ma quindi... io non lo sto facendo contro. No, però è una contestazione, diciamo, nei fatti questa. Quindi no, io ho chiesto, chiederei a questo punto. Chiesto se lo conosce. E l'ho capito, però lei ha fatto sì, effettivamente l'ha detto, ha citato che nel verbale, nella trascrizione riportata la domanda, e poi effettivamente sì, ha detto un dato che era una risposta sostanzialmente. A questo punto inevitabilmente. Ma non ha fatto una contestazione, anzi. Ha confermato che la signora stava dicendo una cosa esatta, indicando pure la data in cui la signora aveva fatto questa dichiarazione. Il riassuntivo non si coglie, nel trascrittivo evidentemente si coglie. Rappresento che Bidognetti Francesco conosce Nicola Cosentino Nicola da quando erano ragazzi. Sì, questo pure è già sulla domanda. Questo è il riassuntivo. Sì. Vabbè, Presidente, tanto prenderò visione successivamente, quindi eventualmente lo faccio all'esame. Sì. Signora, quindi lei insomma sa che Francesco Bidognetti e Cosentino si conoscevano quando erano ragazzi, ma conosce la differenza di età che c'è tra, perché lei parla di quando avevano 13-14 anni, ma sa che quando Francesco Bidognetti aveva 13 anni Nicola Cosentino ne teneva 5? Presidente, rinnovo la questione, qui si fa riferimento palesemente a un verbale, almeno lo leggo così, perché non riesco a cogliere da nessuna parte il riferimento ai 4-5 ai 15 anni. Vabbè, quindi... la domanda la può sì, fare allora in questi passare... termini. Sì, sì, ma riferito, non si faccia riferimento in ordine al verbale. Ha riferito ed è... nel riassuntivo si conoscevano da ragazzi, vorrei capire che cosa intende ragazzi. Così va bene. Poi dopo faremo eventualmente, cioè che lei sappia, sono andati a scuola insieme, hanno giocato a pallone insieme, hanno fatto il militare assieme, visto che è militare, cioè che a cosa lega questa conoscenza da ragazzi? No, io non fa a parte che io ho detto da ragazzi, perché comunque il Cosentino non è vecchio, neanche Bidognetti non è così vecchio, però alla fine comunque si conoscevano perché erano della zona, erano di Casal di Principe, però non è che io sono andata a collegare che Cosentino teneva 5 anni e Bidognetti ne teneva 30. No, 30. Io ho fatto quell'affermazione 30, vicino al PM, perché logicamente abitavano nella stessa zona, sotto Piazza Villa, erano di Casal di Principe. Ho detto si conoscono da quando erano ragazzi. Ma quindi è una sua deduzione o è un dato che lei lega a una conoscenza di fatto? Presidente, mi oppongo, ha già detto di averlo. Signor, lei è di Napoli, è vero, è di Napoli, a Casal di Principe quando è arrivato? Nell'84. Benissimo, 84, allora adesso 85. Può rispondere alla domanda dell'avvocato, cioè lei come sapeva di questa conoscenza? L'ho saputo perché comunque pure che è venuto a casa nell'87 a salutare a Bidognetti, ho detto si conoscono, ma non è che sono andata a vedere perché come si conoscevano queste persone. Precisamente, vabbè. Ok, signora, al di là di questa conoscenza, diciamo, nell'ambito del paese, di questi incontri, mi piace sottolineare che apprendiamo la prima volta dell'86-87, lei sa se
Cosentino si è prodigato, ha fatto qualcosa, o Bidognetti si è prodigato e ha fatto qualcosa per l'onorevole Cosentino? No. Può ripetere la domanda, avvocato, perché non è molto... Facciamo una domanda alla volta. Allora, sa se Nicola Cosentino si è prodigato a favore di Francesco Bidognetti in qualche occasione? No, so solo il fatto del soldato, se sa se Francesco Bidognetti si è prodigato a favore di Nicola Cosentino in qualche occasione? Che io sappia, no. Sa se vi sono stati degli impegni elettorali? Che io sappia, no. Signora, ancora qualche domanda? Allora, lei inizia la collaborazione, se ci conferma questo dato, l'8 novembre 2007 e sottoscrive il verbale conclusivo il 2 maggio del 2008. Mi conferma queste date? Le ricorda? Le rammenta? Confermo. Le conferma. Nel corso di questo periodo di collaborazione ci può dire quanti, se li ricorda, quanti interrogatori ha reso al pubblico ministero? Come interrogatorio o come verbale riassuntivo? Non vi so dire, ci sono stati diciamo colloqui con il PM, però non vi so dire se sono stati una trentina, 40, 50. Non... Quindi diciamo un intervallo compreso tra i 30 e i 50. Più o meno, facendo mente locale. Ho fatto 180 giorni, comunque 180 giorni li ho fatti tutti collaborando con i magistrati. Sì, certo, ma lei, ecco, questo può essere un criterio. Rendeva interrogatorio tutti i giorni? Un giorno sì, un giorno dipende. No? Così ci più o meno ci regoliamo sul numero di interrogatori che ha reso in costanza di 180 giorni. Dipende, perché io comunque ho fatto i 180 giorni di isolamento e facevo gli interrogatori. Boh, non ricordo se in una settimana ne facevo due, ne facevo tre, ne facevo quattro, non ricordo mo in questo momento. Però diciamo l'intervallo, lei ci conferma che come dire, la parentesi, il dato minimo e il dato massimo è tra i 30 e i 50 occasioni di colloquio con il pubblico ministero. Là sta scritto, io ho collaborato l'8 novembre e ho finito a maggio. E quanti interrogatori aveva fatto? Se lei si ricorda non mi ricordo, avvocato, non mi ricordo se ne ho fatti 20, 30, non ricordo in questo momento. Comunque, verbale di chiusura è il 2 maggio del 2008, in cui lei sottoscrive la dichiarazione, non sono in possesso di ulteriori notizie e informazioni su altri fatti o situazioni diversi da quelli di cui ho riferito. Quindi il 2 maggio 2008 lei stipula, conferma e cristallizza questo patto con lo Stato. Volevo chiedere, lei prima ha fatto riferimento a un procedimento in corso nei suoi confronti per omicidio. Ma si tratta dell'omicidio pluriaggravato in danno di Petito Antonio? Petito? Quel ragazzo, quel panettiere di 21 anni, 15 colpi in faccia? Sì. È questo? 8 febbraio 2002? Sì. 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 È al corrente che la sua iscrizione nell'ambito di questo procedimento è del 12 marzo del 2012, cioè 4 anni dopo la fine della sua collaborazione? Presidente, mi oppongo alla domanda, mi sembra difficilmente rappresentabile al test in queste forme. Beh, il test è indagato, credo che avrà avuto modo di conoscere gli atti, di verificare quando è stata iscritta, no? Può essere correttamente fatta, lei sa quando è stato indagato? No, io sono in sede di controesame, le posso fare suggestive le domande, Presidente? No, lei è assertiva, non è suggestiva.
ho detto è al corrente, è al corrente, certo, è assertiva. Gli ha messa la domanda. Non sempre, anzi. Comunque lei sa che è stata iscritta il 12 marzo del 2012 per questo reato? Sì. Presidente, mi oppongo alla domanda formalmente, ribadisco che tra l'altro non sono in grado neppure di sapere qual è la data di iscrizione e quindi di controllare la veridicità di quella che è la sarà contestazione, la forma, Presidente, delle contestazioni. E rappresento che tutti questi dati documentali, nel momento in cui sono rappresentati in forma di esposizione, asserzione, quindi diretta come fatto storico, devono essere prima consegnati e inseriti al fascicolo del pubblico ministero. Ma quando mai il documento, quando mai lo devo depositare prima al PM e poi al collegio? Beh, il controesame verte sulle circostanze dell'esame. Ai fini di verificare l'affidabilità della fonte, no, Presidente, perché altrimenti il controesame non avrebbe senso sull'affidabilità. Peraltro, noi stiamo acquisendo tutti i certificati penali, ma anche i carichi pendenti dei collaboratori, quindi ci siamo, voglio dire, nel tema di cui ci interessiamo e con i termini e nei termini in cui lo facciamo. Questo è un provvedimento di iscrizione, apparentemente, non è un provvedimento di impendente, quindi non uscirebbe mai. La domanda, la questione è posta, in realtà, fondamentalmente non è soltanto formale, ma è sostanziale. La domanda suggestiva può essere fatta, non deve essere assertiva, poi può essere seguita da un documento prodotto successivamente all'esame, e questo è corretto, ma se la domanda è formulata avendo un documento in mano che si rappresenta come un dato storico inoppugnabile, allora questo documento deve essere o stato già prodotto al fascicolo del dibattimento e quindi disponibile alle parti, ovvero se è un atto di indagine difensiva o acquisizione attraverso indagine difensiva deve necessariamente essere veicolato al fascicolo del pubblico ministero, questo secondo quello che è lo schema codicistico delle indagini difensive. Quindi io non pongo la questione in relazione alla domanda suggestiva con atto non consegnato ma prodotto successivamente del dibattimento, pongo la questione che nel momento in cui è rappresentato come dato di contestazione o di documento disponibile per necessità ovviamente di verifica, per necessità di opposizione, deve necessariamente essere confluito al fascicolo di dibattimento, ovvero consegnato in copia al fascicolo pubblico ministero. È solo una questione di metodo, perché poi se il pubblico ministero, se dovesse agire nello stesso speculare modo, si troverebbe palesemente un'opposizione da parte della difesa, sarebbe una situazione assolutamente analoga. Io sto facendo delle domande, nulla vieta, perché la difesa non si è determinata su questo, se fare una produzione documentale, se non farla. Io sto chiedendo alla signora Carrino delle informazioni, se ne occorre. Però lei dà un dato e inserisce un dato e quindi lo deve documentare prima di fare la domanda, abbia pazienza, sotto questo profilo devo condividere l'eccezione del pubblico ministero, perché se lei dice le risulta che lei è iscritta al registro notizie di reato dal dovrebbe anche al tribunale chiarire come fa a dirlo. Va bene, abbiamo il provvedimento di iscrizione, ma indipendentemente da questo facciamo così, non la data. Ecco, però poi lei stesso sa bene che la iscrizione al registro generale può essere anche ritardata, quindi questo solo dato è neutro. Nessun problema. Lei ricorda comunque della nascita di questo procedimento nei suoi confronti del 2012? Mi oppongo alla domanda, è superfluo e irrilevante. Superfluo e irrilevante. Signora, sa di questo procedimento lei? Di quando è sorto a suo carico? Sì, lo so. E quando è sorto a suo carico, signora? Diciamo così, è sorto a suo carico durante il semestre di collaborazione. Avvocato, ma lei ha dato un dato, credo che abbia il documento. È inutile che facciamo questa domanda alla signora. Presidente, mi oppongo alla domanda, rappresento che si può essere formulata correttamente in modo diverso, del tipo, ad esempio, se sono state fatte domande su questo omicidio, così poi si può capire. Ma io l'ho detto che l'iscrizione è stato dedotto proprio da queste difese, certe volte arriva dopo molto tempo, quindi potrebbe essere avvenuto anche in questo caso della signora Carrino.
Signora, lei ha avuto modo di conoscere gli atti di questo procedimento, di leggere per esempio la richiesta cautelare, l'ordinanza cautelare, informative, non so qual è lo stato del procedimento, se in 415 bis, quindi non so a quali atti di questo procedimento lei sia stata messa a di quali atti lei sia stata messa a conoscenza. Presidente, quali atti mi oppongo la domanda, si dà per scontato che sia messa a conoscenza di questo fascicolo, non ha alcuna iscrizione per la Carrino, quindi non può esserne messa a conoscenza. Non ho capito? Dico, si dà per scontato che sia messa a conoscenza di atti di questo procedimento, laddove la domanda deve essere formulata in modo di domanda, posto che questo fascicolo non c'è mai stata iscrizione nei confronti della Carrino. Mai... Quale fascicolo non c'è mai stato? Questo fascicolo di Cosentino, visto che lei parla di questo fascicolo, da riferimento a un fascicolo. Di, parlato, di quale parla? Dell'omicidio? Del fascicolo. Ah, io non avevo capito, allora non ho capito io, penso non abbia capito neanche la Carrino. Signora Carrino, lei ha avuto modo di avere accesso a qualche atto del fascicolo riguardante l'omicidio del 21enne Petito? Signora, ha visto carte di questo processo? Le sono state inviate carte di questo processo? Sì, sì, ho capito, signor Presidente, però se parlate una persona... No, va bene, era per rendere più chiara la domanda. Perciò io non rispondevo, per l'amor di Dio, io avevo capito bene la risposta. Io ho gli incartamenti e il 26 ho l'udienza anche, il procedimento in corso. Io ho letto la posizione mia. Quindi, ricorda se ha reso interrogatori sul fatto relativo all'omicidio Petito? È stata sottoposta a interrogatori? No, perché non mi è stata mai chiesta questo omicidio a me personalmente. Signora, a noi risulta che lei è stata interrogata il 20 febbraio 2012 e il 30 marzo 2012 su questo interrogatorio, perché la DDA la ritiene, nella richiesta di ordinanza cautelare, virgolette, determinatrice del proposito delittuoso, chiuse virgolette. Lei ricorda di aver reso queste due... Signora, lei non è tenuta a rendere alcuna dichiarazione per fatti a suo carico. Io gliel'ho detto inizialmente, mi spiego? Ora la difesa le sta facendo delle domande perché evidentemente vuole evidenziare qualche cosa sulla sua, circa la sua attendibilità. Questo per farle, ma lei l'ha compreso già. Quindi io comunque l'avverto, allora, che lei non è tenuta... A rispondere alle domande che in qualche misura riguardano i fatti a suo carico. Allora, signor Presidente, scusa se la interrompo. Allora, io volevo specificare all'avvocato che io nella fase dell'interrogatorio della mia collaborazione di questo omicidio, a me nessuno mi ha domandato di questo fatto. È subentrato che ci sono stati altri collaboratori che è uscito questa cosa e a me mi hanno interrogato su questo verbale e ho fatto questi due verbali. Vabbè, comunque, insomma... C'erano altre domande? Lei sa, visto che ha fatto lei riferimento a questo dato, quando sono usciti fuori questi altri collaboratori? Io ho visto i collaboratori che hanno specificato di questa mattanza che hanno fatto a questo ragazzo, che mi hanno messo a me in mezzo. Però io non è che non vi so dire quando hanno parlato questi collaboratori. Va bene. Senta, in relazione a questo, perché lei dice che non le è mai stato chiesto nulla sull'omicidio, però io le ricordo che lei nel corso di 30/50 interrogatori ogni volta sottoscrivendo il verbale, l'impegno a fornire tutte le indicazioni agli inquirenti sui fatti a sua conoscenza. Sarebbe troppo comodo se uno potesse rendere solo... Ma la domanda qual è, avvocato? Abbia pazienza. Allora, domanda. Lei ha letto il verbale di chiusura della collaborazione quando lei sottoscrive l'impegno e la dichiarazione di non essere in possesso di altre informazioni su gravi delitti, eccetera, eccetera. Lo ha letto o lo ha sottoscritto così senza leggerlo? Questa è la mia domanda.
Io ho letto e ho firmato. Senta, è a sua conoscenza, sa se sulla scorta di questa vicenda, omicidio Petito, anno 2002, sia stato avviato un procedimento per la revoca del programma di protezione? A lei? Io pongo la domanda. No, voglio sapere se lo sa, non sto dicendo che. Sa se. Trattandosi di un procedimento amministrativo, ritengo che se fosse stato avviato avrebbe dovuto avere notizie senza la 241. Sentiamola, signora. Signora, lo sa se è così? No, a me non mi hanno fatto nessuna revoca del programma di protezione. Né che è stato avviato un procedimento per la revoca? No. Io non lo so, poi se lo sarà l'avvocato mio non lo so, io in questo momento non lo so. Non ho altre domande. Presidente, scusi per l'intervento, gli avvocati costituiti sono? Sì, è arrivato il caro, quindi non abbiamo finito le domande. No. Non ho capito, no, gli avvocati costituiti sono, chi sono? Quindi è uscito... No, era per comprendere, siccome vi siano tre avvocati, diciamo, non sapevo... Ma questa è un'aula pubblica. Presidente, ce ne possono essere anche 100 di avvocati. Presidente... Vabbè, cerchiamo di stare al tema comunque soltanto e agli impegni di quest'oggi. Per avere formale conoscenza. Avete completato? Allora, se... Io avrei bisogno della trascrizione perché... Sì, intanto che lei vede la trascrizione, il Tribunale voleva fare qualche domanda. Signore, mi ascolta? Lo pone a disposizione. Mi dica, signor Presidente. Senta una cosa, ma lei ha capito suo marito con questo Stolder? Che rapporti c'erano? Chi era questo Stolder? No, so che solo che era una persona di Napoli che stava in carcere con il Bidognetti Francesco, che avevano problemi economicamente, però diciamo... sta in carcere, non è che io vado al carcere e lui mi spiega... No, vabbè, non lo sa, cioè, non sa notizie particolari. Senta, ma stava pure lui quindi al 41 bis? Sì, stava Stolder a 41 bis e Bidognetti a 41. E lei ha compreso se questo Stolder era una persona di una certa importanza oppure era, come dire, uno qualunque, sia pur, voglio dire, intraneo alla criminalità organizzata? Perché suo marito, perché poi era interessata a sta cosa del soldato, del figlio? Mio Presidente, se vi posso dire un'altra cosa, che i Bidognetti non è che si interessava solo a persone esponenti di grosso spessore, si interessava anche di persone che comunque, anche con un altro detenuto che io comunque davo, aspetta, mo mi sta venendo il nome, il cognome, Morelli. Morelli non era un grande personaggio, comunque pure io davo il mensile a quella persona. Ok. Ma avevano affari in comune Bidognetti e Stolder? Non lo so, signor Presidente, io so solo che lui mi ha incaricato di dargli i soldi alla signora Stolder, poi non so altro. Sa se fossero diventati amici in carcere? Penso di sì, perché comunque si parlavano fra di loro nei colloqui... Però io non è che ci andavo a domandare che, diciamo, che cosa stessero facendo tutti e due. Cioè lei che idea si è fatto? Che praticamente Bidognetti voleva fare un piacere a questo altro componente della criminalità organizzata? Sì. Per fare, diciamo, un piacere? Sì. Sì, questo ha compreso. Vabbè. Non è che dovesse... ricambiare un qualche cosa, voglio dire, doveva dare dei soldi su Bidognetti
c'aveva una situazione di debito con Stolder. Signor Presidente, io dico quello che io so, poi non so nella testa di Bidognetti che programmi avevano. Va bene. Io vi so dire solo che io comunque lui mi ha incaricato di dare 1.000 euro, ma non lo so. Senta, scusi, lei prima ha detto questo fatto dei lavori di Bernardo Cirillo, dei lavori del 30%, ma il 30%... Queste imprese che facevano i lavori lo davano a titolo di camorra o che cos'era? No, perché a volte è capitato che quando hanno bloccato il lavoro al fratello di Bernardo Cirillo, allora gli dissero che doveva cacciare una percentuale su questo lavoro. E lui disse, come dice, quello è il cugino di Bidognetti, non caccia i soldi. Penso che sarebbe una cosa estorsiva che chiedevano a queste persone. Va bene. Oppure un regalo per stare tranquilli queste persone. Poi io non è che stavo in mezzo a certe cose. Sì. Allora dobbiamo dare atto che il pubblico ministero ha prodotto due verbali del Tribunale Santa Maria, terza sezione Assise, in data 15 marzo e 19 aprile 2010, uno dei quali, è vero, manca delle pagine da 11 a 16, perché, sì, un attimo, della Corte d'Assise solo due. Che dovrebbero appunto riguardare Rosera Girolamo. Inoltre ha depositato il pubblico ministero un verbale della Tribunale di Santa Maria, seconda sezione, collegio B. Comunque seconda sezione, procedimento 169-10, udienza del 18 ottobre 2010. Questo. L'accordo è confermato dalla difesa e il tribunale acquisisce. Pubblico ministero. Sì, alcune domande. Sì. Senta, signora, abbiamo dato per scontato alcuni punti. Volevo comprendere. Lei principalmente di cosa si occupava nella sua famiglia e con i suoi figli? Curava anche i rapporti con il clan o svolgeva un'attività diversa? No, io non ho mai svolto nessun ruolo nel clan, io accudivo solo i miei figli e riguardavo solo, diciamo, esclusivamente i soldi per gli affiliati e per gli avvocati, poi il resto non ho mai partecipato a riunione, non ho mai partecipato a omicidi, non ho mai mandato persone a ammazzare, mai. E senta signora, per comprendere, sapeva quelli che erano le persone o le imprese tassate dal clan che pagavano l'estorsione? In via generale, diciamo, conosceva che tutti quanti quelli che erano tassati, oppure era una cosa che conosceva occasionalmente quando capitava un discorso? No, diciamo non era una cosa occasionalmente, è una cosa che comunque veniva dalla famiglia Bidognetti, i soldi della Cobit Sud, della Max Far, Emni Costruzioni di Parete e basta. Questi però dicevano che erano regali che davano alla famiglia Bidognetti. Che erano quote per la famiglia Bidognetti queste? Sì. Per capirci, l'elenco di tutte le ditte che il clan sottoponeva a estorsione, lei l'ha mai visto, mai saputo nulla di tutto questo o lo sapeva? No, io non sapevo nulla. Quando Bidognetti si fermava a parlare con le persone che lo incontravano, lo faceva davanti a lei o si appartavano? No, si appartava, davanti a me non ha mai parlato di qualsiasi situazione, mai. Ha mai saputo, è mai stata interessata di chi erano, se c'erano dei politici, dei candidati che erano graditi a Bidognetti o meno, alla famiglia Bidognetti?
No, mai, non ho mai partecipato a queste cose. Quindi di queste cose non si è mai interessata. Mi ha detto quanti figli curava durante tutto il tempo, di quanti figli si occupava, a seconda della loro età? Allora, 3 figli miei e più 2 figli di Bidognetti Francesco con un'altra relazione. Ho capito, quindi 5 figli praticamente accudiva? Sì. Nel corso del tempo. E non faceva ovviamente nessun altro lavoro, oltre questo? No, facevo solo la casalinga. Senta, vorrei chiederle, dunque, le hanno fatto una domanda per quanto riguarda le carte di questo omicidio, Petito, solo per essere chiari, anche se è abbastanza evidente, però vorrei, lei le carte di questo omicidio l'ha lette dopo la collaborazione, quando finì i 180 giorni della collaborazione? Sì. E senta, per capire, solo in via orientativa, lei ha parlato in molti interrogatori, ha indicato 30-50 interrogatori, ma quante ambasciate numericamente può essere, dal punto di vista generale, di quante ambasciate si è fatta carico lei dal carcere? Può darle un'indicazione, diciamo, indicativa del numero? 100, 200, 500, 1000, nel corso degli anni, di più di un decennio praticamente? Dottore, tantissime, perché diciamo le mogli degli affiliati si lamentavano, una continuazione che non avevano soldi, gli avvocati che non avevano soldi, poi capitava che comunque non è che era un colloquio di quattro, diciamo in un mese quattro colloqui, era un colloquio al mese, comunque in un'ora tu non è che puoi dire tante di quelle cose. Quindi praticamente erano comunque numerosissime le ambasciate di cui si è resa... Sì. Partecipe. Senta, vorrei chiederle. Sto parlando di mio generale, avvocato, non sto parlando di Petito. Allora, senta. Lei ha dato indicazioni in sede di esame, coerentemente a quello che ha fatto in sede di esame, sul fatto che il nome di Cosentino non era stato fatto nel corso del primo colloquio, ma successivamente in macchina, lo ce l'ha detto oggi, e poi anche quella sera quando tornò da Cosentino il Lubello, disse di esserci andato insieme a Cirillo Francesco. Gliel'ha detto anche Cirillo Francesco, mi ha detto, di questo incontro. No, c'è opposizione. Cirillo Bernardo. Ha riferito di Cirillo Bernardo con riferimento al secondo ipotetico colloquio, non con riferimento al primo. Ha riferito di essere stata messa al corrente esclusivamente da Giovanni Luberto. Io ho capito che gliel'ha detto anche Cirillo Bernardo, e quindi la domanda chiediamolo gliela e vediamo. La ripongo. Sì, per favore, facciamo direttamente le domande senza fare premesse. Con il riassunto delle puntate precedenti. Gliel'ha detto anche Cirillo Bernardo di essere andato da Cosentino, Nicola? Allora, in secondo momento me lo disse, perché quando ci fu il fatto che si doveva togliere, diciamo, non si doveva più interessare Nicola Cosentino, io ho avuto il colloquio con il Cirillo Bernardo. Ho capito. Senta, quando poi ritornavate ai colloqui, lei partecipava anche ai successivi colloqui in cui si rendeva conto al Bidognetti Francesco di quello che era lo svolgimento dell'attività. Si faceva il nome di Nicola Cosentino o non si faceva il nome di Nicola Cosentino? Quindi nei successivi colloqui? No, dottore, non si faceva il nome dell'onorevole. Senta, soltanto questa domanda è, mi può dare indicazioni delle ragioni per le quali voi evitavate di fare il nome di Nicola Cosentino nei colloqui? A quantomeno voi? Visto che sapevate che si trattava di lui? No, perché quando parlavamo del figlio di Stolder, lui capiva che comunque stavamo parlando di Nicola Cosentino, allora noi non parlavamo proprio di Nicola Cosentino, facevamo il nome di Nicola Cosentino perché sapevamo che i colloqui venivano registrati. Ah, quindi per evitare che fossero, che foste intercettati. Senta... Sempre un'altra domanda. Pur-
Purtroppo ne abbiamo già fatto cenno in sede di esame, si è tornati, ma c'è stata una contestazione, diciamo così, tra virgolette, non esaustiva sul punto. Volevo chiederle, mi scusi che se ritorno su questo argomento, ma visto che è stato trattato in sede di riesame, vorrei chiederle, i rapporti tra Cirillo Bernardo e Nicola Cosentino, quali erano esattamente, per quello che lei sa, visto che sono andati direttamente a casa? Sono 15, io ho fatto la contestazione più esaustiva che ci fosse, perché ho fatto la domanda secondo il contenuto del verbale e ho letto integralmente il verbale riassuntivo. È la 16ª volta che facciamo questa domanda sui rapporti tra Cosentino e così, effettivamente. Se non sono 16 saranno 12. Allora, sì signora, siccome in esame, allora la faccio direttamente, ha detto che avevano buoni rapporti Cirillo Bernardo e Cosentino Nicola, ciò che le risultava. D'altra parte mi risulta che invece Cirillo Bernardo avesse buoni rapporti con Cosentino. Vorrei comprendere questi buoni rapporti con Cosentino, li ha desunti da cosa? Presidente, la stessa domanda riformulata, perché la Tessi a contestazione ha detto perché si conoscevano tutti nel paese. Ecco, siccome non è così rispetto al verbale, perché specifica che invece Cirillo Bernardo rispetto al Giovanni Lubello aveva buoni rapporti. La domanda se deve fare, lei preannuncia poi una contestazione in questo. Sì, rappresento la necessità che il verbale sia riportato nella forma integrale, ovviamente, del verbale riassuntivo. D'altra parte mi risulta che invece integrale o riassuntivo, non comprendo. Che la parte del verbale riassuntivo sia esposta in modo integrale, poiché questa parte è stata letta in sede di esame direttamente integralmente, in sede di controesame diciamo soltanto la seconda parte, allora vado a memoria. Quindi questo dato, siccome non sono intervenuto in opposizione, lo vorrei che sia esplicitato. Quindi, poiché io devo veicolare la domanda è se può darci contezza delle ragioni per le quali lei indica che le consta che i rapporti a Cirillo Bernardo e Cosentino fossero buoni rapporti rispetto, diciamo, a quelli di Lubello e quindi agli altri. Io ho detto che ci stavano buoni rapporti con Nicola Cosentino, perché comunque con il Lubello Giovanni non andavano d'accordo, perciò ho detto ci stavano buoni rapporti con Bernardo. Ho capito. Era più facile accedere da Nicola Cosentino con Cirillo Bernardo che da solo per Lubello? Se lo sa? Sì. Volevo chiederle, siccome alle domande del pubblico ministero ha dato indicazione di non ricordare esattamente le ragioni per cui avesse timore e avesse revocato la sua segnalazione, lei ha detto un timore perché era coccoloso, ricorda se la questione non era... Gliel'ho contestato che c'era la guerra, gliel'ho fatta la contestazione. La questione era la guerra, acquisito. Il pericolo di che potesse andare in guerra? È un dato acquisito. Non lo ricordo. Signor Presidente, io non ricordo quello che ho dichiarato, diciamo, ho fatto il verbale. Non però conferma quello che ho dichiarato all'inizio del verbale. Perché lei questo verbale, parlo del trascrittivo, 29 aprile 2008, analogo al riassuntivo, lei ha indicato esattamente, leggo l'intero periodo. Allora, leggo per forza l'intero periodo. Allora, mio marito, non dunque, mi spiega esattamente come è andata la questione del militare? Durante un colloquio mio marito mi riferì che il figlio di Stolder doveva andare a fare il soldato. Dove doveva andare, in quale zona? Non si sapeva la zona. Mio marito allora, tramite Giovanni Lubello, disse di, stavano parlando tra di loro. Io non sapevo con chi dovesse parlare Giovanni Lubello. Una sera Giovanni Lubello tornò tardi a casa e gli dissi,
Giovanni, ma che cavolo, tutto questo tempo viene al negozio? Al che lui mi spiegò, no, io veramente sono andato a parlare con Cosentino americano. Dove, domanda? A Casal di Principe, lui ha un'abitazione, lì. Ebbene, tutto questo tempo? No, perché stavamo parlando con Cosentino americano. La domanda successiva, il suo soprannome è questo? Sì, li chiamano proprio americani. Erano andati Giovanni Lubello e Bernardo Cirillo a casa dell'onorevole. Ma qual è la domanda? E vado d'oltre, però se non si capisce, se no, quindi devo ma qual è? Faccio prima la domanda e poi la risposta negativa alla contestazione. Alla guerra. Siamo andati ma la guerra l'ha detto. Ha ribadito che non se lo ricorda. Siccome non se lo ricorda e l'ha ribadito, riformulo la trascrizione. Ma lei per la contestazione a rinforzo. La guerra sono 8 lettere, non è una pagina. Questa è la trascrizione che ha portato lei. A rinforzo che non avevo. Assolutamente. Ma la guerra sono 8 lettere. Sono 3 sillabe. Sono quasi arrivato, però se non si capisce di che si riferisce, se non leggo l'intera frase. Per favore, però, se possiamo accelerare. Sono arrivato. A Casal di Principe, dunque, in che periodo più o meno? Nel 2004-2005. Le disse perché siamo andati per quanto riguarda il figlio di Stolde, per il fatto del soldato. Zitto lui, zitta io. Quando andammo a fare il colloquio, mio marito disse, cosa avete fatto per quanto riguarda la questione del ragazzo? Giovanni Lubello rispose, no, non ti preoccupare, sta vedendo dove lo possono mandare, quanto più vicino. Aveva chiesto a Caserta o Napoli. Lui disse, ah, va bene. Ci fu poi un altro colloquio, un altro mese. Io incontrai la mamma perché andai giù alla chiesa di Capodimonte e mi disse, senti, per quanto riguarda il fatto del soldato, di mio figlio, non vi interessate più. Mio figlio non vuole più andare a farlo, ha sentito il fatto della guerra, che stanno uccidendo tutte queste persone. Pubblico Ministero, ma la guerra quando arriva? Perché non è che una volta che viene trascritto nel verbale del dibattimento questo è utilizzabile. Non vuole più andare a farlo, ha sentito il fatto della guerra. L'ho detto adesso, che stanno uccidendo tutte queste persone, la paura non vuole andarci più. Vabbè. Questo è il dato. Va bene, allora abbiamo completato. Sì, la domanda è se ci dice, mi risponde, se si ricorda, siamo sempre lì, se si ricorda la questione della guerra. Allora, signor Presidente, dottore, io gli ho detto che confermo tutto quello che ho dichiarato nel verbale. Presidente, mi perdoni, non va bene che confermo quello che ho dichiarato nel verbale. C'è una domanda specifica se ricorda il dato della guerra. Quindi vorrei una risposta specifica. No, non ricordo il periodo della guerra. Non ricordo. Il riesame, mi scusi Presidente, il riesame è pubblico ministero. No, va bene, ma la parte può sollecitare il Presidente, allora, l'ufficio di Presidenza perché sia chiarita la domanda. Formale, perché per non favore. Si può chiedere al teste di confermare il contenuto del verbale. Per favore, mi pare che stiamo andando un po' sopra. Sempre ci vediamo, Presidente. Allora, io però vi devo informare di una situazione che riguarda il collegio, perché purtroppo per un sistema di turni che si devono coprire per le direttissime monocratiche, oggi il collega D'Angiolilla è impegnato e ha 3 direttissime. Che il primo fascicolo è arrivato adesso, praticamente, da questione di pochi minuti. Questo credo non consenta di andare ancora avanti, però volevo vedere se era possibile almeno completare per la signora Carrino l'esame. La domanda, scusi, per concludere, ha detto conferma, che cosa conferma? Di questo no, ha detto genericamente che conferma. L'avvocato ha voluto che si chiarisse, che non ricorda la circostanza della guerra. Oggi non la ricorda. Continua a non ricordare la circostanza della guerra, non ho capito, Presidente. Perché non mica possiamo fare minuto per minuto, se arrivano i ricordi. Non ho capito la risposta, perché ha detto confermo e poi dopo. Lei ha detto che io quello che ho detto è vero praticamente, quindi lo confermo. Però questa risposta non ha soddisfatto. La difesa, abbiamo chiesto meglio, ha detto al momento non ricordo, oggi non ricordo questa circostanza della guerra. Ok, va bene, nessun'altra domanda. Allora possiamo dare atto che è completato l'esame della signora. Sono Carrino Anna, nata a Napoli il 26/7/65. Lei attualmente è detenuta o è libera? No, sono a detenzione domiciliare.